lupi! Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! E benvenuti in questa nuova puntata di cartomanzia! Ce l'abbiamo fatta! Si sentiva? Quanti siamo! Ragazzi, siamo pronti per ucciderci a vicenda. Questa sera è successo un disastro, allora, non funziona il monitor. Cioè noi qui davanti vediamo nero. Sono saltati dei cavi. Vero, nero. L'audio così, 14 sigle, ma ci siamo. Finalmente abbiamo un grande master qui tra noi. Chi? Marco Chitano, ovviamente. Perché sei lì? Non lo so. Mi ci hanno messo. Bene, io ho paura, perché ho paura di sbagliare. No, no, so che andrebbe benissimo. Quindi Livio fa il master? Sì. Esatto. Allora per la prima volta non verrà eliminato al primo turno. In realtà che bello. In realtà verrà eliminato prima al turno master, quindi eliminato a prescindere. Sì, sì, sì. Solo che purtroppo continuerà a parlare. Livio, dipende solo l'opinione che ha la chat di te sulla tua persona, sul tuo carattere. Mi vogliono un botto bene. Nulla, nulla di che. No, dipende da come ti comporti, capito? Se fai il minimo errore, sei morto per loro. Ma io sono già morto da un sacco di tempo. Però così, beh, possiamo oggi dire, farò bene. Beh, possiamo dire che all'interno di questa stanza. No, Greve, no, no. Meno male che si è sentito. Dico, è tra quelli più skillati Livio nei giochi di ruolo, quindi sì, sicuramente. Io sono boundless. Ti piacerebbe. Detto questo, ragazzi, siamo pronti con il primo round. Vi ricordiamo che a 100 sub si sbloccherà il terzo round incredibile. La chat vede tutto e decide tutto. Direi di partire con la spiegazione della formazione attuale. Quindi parola a Meliador, come partiamo? Con quali ruoli? Guarda, qua diamo dice un microfono, che ho detto Meritor, però non, nessuno ti passerà il microfono qua, cioè, dimmi di cosa. Ragazzi, dai giocatori bisogna levare solamente Rubino. Ci sono tre fazioni, siamo tutti. I lupi, i villici e il coglione. Oh. Hai trovato il tuo ruolo, bravo. Esatto, esatto, esatto. Allora. I villici dovranno cercare di trovare i lupi durante il giorno, eliminarli tramite votazione e vincere nel momento in cui i lupi verranno tutti quanti eliminati. I lupi invece di notte uccideranno uno degli altri ruoli, che presumibilmente sono villici o aiutanti dei villici. Dopo andremo a spiegare tutti quanti i ruoli. Se in qualsiasi momento della partita ci sono un numero pari di lupi e ruoli positivi in campo, la partita finisce e vincono i lupi. Quindi l'obiettivo di lupi è arrivare a parità numerica con tutti gli altri ruoli, e tra quelli vivi. E i ruoli che inseriamo per la prima partita sono il detective, che sarà la carta del veggente. E il detective di notte chiede a Livio, non a Chitano, incredibile a questa Livio cosa. E chiede a Livio se porta rispetto. Sì, sì, assolutamente. Se ha un ruolo o meno la persona che indica, e Livio gli dirà sì, se ha un ruolo o no. Se non ha un ruolo, il bodyguard, sarebbe il cavaliere, salva ogni notte una persona. Se quella persona viene uccisa dai lupi quella notte, in verità non muore. Ci sono poi due lupi, l'indemoniato, che invece gioca con i lupi, vince con i lupi, ma non sa chi sono, perché lui di notte non apre gli occhi insieme a loro, quindi dovrà cercare di aiutarli senza sapere chi sono, cercando magari di intuirlo, oppure semplicemente di fare caciara. L'ultimo ruolo invece è il giustiziere, con la carta del Criceto Mannaro. Il giustiziere, una volta durante la partita, quando apre gli occhi di notte, potrà decidere di uccidere una persona. Lui vince con i villici, quindi ovviamente dovrà cercare di uccidere un lupo. Detto questo, di perfetto, solito non succede, ma questo è un altro discorso. Facciamo vedere le carte velocissimamente. Allora abbiamo veggente uguale detective. Lì vi faccio vedere. Esatto, questo è il detective. Ok? Quella là, lì. Entro domani, ragazzi. Poi abbiamo il bodyguard, ovvero il cavaliere. Poi due lupi. E vabbè, sono abbastanza intuibili. Uno sono io. Ok, la carta del posseduto indemoniato è la strega, no? Non essere l'indemoniato. Lasciamo normale. L'indemoniato normale. La prossima partita. Ok, va bene. Va bene, ci sta. Allora, indemoniato è indemoniato, normale, esatto, non speciale. Sta, il criceto mannaro e il giustiziere, invece. E basta, gli altri sono villici. Perfetto, siamo pronti per mescolare, vai, le, vai, carte.
giustiziere. Detective, giustiziere, cavaliere, due lupi, indemoniato e village. Siamo 10 totali. Proviamo. Esatto. È il criceto. L'indemoniato, il veggente, il detective, il bodyguard e il cavaliere. Ma abbiamo fatto una carrellata dei partecipanti a questa lives? Abbiamo Dave Revan, un applauso. Dave Revan, Eliador, Damiano Alberti. Wow. Incredibile. Dexter. Wow. Valeria. Wow. Maggi. Wow. Giorgia. Wow. E Livio nella speciale versione di Master. Ecco qui la consegna delle carte. A lei? Sì. Dai, ci siamo. Ci siamo. Ah, sì, se vedi che ci allunghiamo troppo, assolutamente. Io mi levo, inizio tu. È una notte cupa e tenebrosa. Ci sono delle persone che di notte non sono persone normali, ma si trasformano e devono sfamare i loro più antichi impulsi. Non lo so. Ciao mamma. Allora, mettiamo le carte qui. Riconsegniamo le carte. Ok, i ruoli sono chiari a tutti? Vedono. Vedono di notte. Mi hai dato una matita che flippa. Sì. Perfetto, Livio con i suoi appuntini sta cominciando a segnare i ruoli che sono chiari a tutti. E beh, giustamente, attento a non farcelo vedere Livio però. Che ci stanno? Due lupi? Ci sono due lupi, un giustiziere che ha la carta del criceto, il detective che ha la carta del veggente, l'indemoniato che è l'indemoniato, due lupi, village. Ok. Basta, ci siamo. L'indemoniato non deve aprire gli occhi, giusto? Ok. Cioè lo devi vedere solo sì, diciamo, perfetto, essenzialmente. Ok, ci siamo, Olivio, quando vuoi. Cala la notte. È una notte burrascosa. Una notte di luna piena. Ed è qui che si sentono i primi. Che i lupi aprano gli occhi. Perfetto. Che i lupi chiudano gli occhi. Che il detective apra gli occhi. Che chiuda gli occhi il detective e li apra il cavaliere con la sua spada fiammeggiante. Che il cavaliere chiuda gli occhi. E a questo punto li apra il giustiziere con il suo colpo in canna. Colpo del sol, addio Tenzing. E che l'indemoniato per ultimo apra gli occhi. Chi è il pazzo? Perfetto. Sorge il sole. E hanno sbranato per la prima volta il povero Livio Marcone. No, la prima volta prima da volta. Master. Una cosa veramente disgustosa. Ma chi è stato? Chi è il colpevole? Non ho visto bene. Non hai visto bene, ma avevano artigli, sembianze zomboidi. Erano spade. Un po' pelosi, cioè sentivo un po' di peluria. La femminista attivista. Marco Chitano. Regista. Detto questo, il Master va nella tomba. Vabbè ragazzi, mi state simpatici tutti. Io ho un ruolo positivo. Esci così. Sono un finanziere. Ok. Mai positivo. Vabbè, come però ruolo, diciamo dalla parte mia di modesta buone. Esperienza. Vabbè, ho capito. Vabbè, non sono un ladro. Che non dai. Sei amico di Big Luca. Quindi sono comunque un ruolo cattivo, tipo indemoniato. Vabbè. Comunque. Un ruolo cattivo. Sono finte. Vabbè, ragazzi, non penso possiamo pure c'è molto da dirci, insomma. Sì, sì.
Non c'è... sbranatemi su, vedo se si beva. Per me Dexter è il lupo. Lo vedo che se guarda un po' così, un po'... No, di la verità, hai sentito dei rumori strani mentre eravamo a occhi chiusi? No. Era battuta. Ah, oh, scusa. Hai sentito dei martelli provenire da... No, quelli non lascia bene, sento sempre. No, scherzo. No, scherzavo comunque, era per mettere un po' di pepe. Sei te il lupo? Beh, visto l'andamento delle ultime partite. Sì. Vabbè, ma se te muovi... Siamo... Possiamo... Meriador, perché borbotta così? No, perché Dave c'ha paura che io lo capisca quando lui da lupo ammazza la gente di notte. Ah. Ho detto, guarda, muovite sempre, così proprio. Non me ne accorgo. Quindi non vuoi ucciderlo stanotte? Essendo io il lupo, quindi uno dei due lupi. Quindi è un po' troppo preoccupato per essere un villaggero. Nessuno ha chiesto di essere protetto? Io l'ho detto, ma ormai è un meme tanto. Vabbè, possiamo andare a dormire, Master, quando vuole. Buonanotte. La discussione nel villaggio è finita, perché adesso è ricalata la notte. Si va a letto! Mamma mia, terrificante proprio. Si va a letto! Vabbè, chiudete gli occhi, stronzi! Perché adesso è il momento dei lupi che devono aprire gli occhi e decidere una persona da trucidare. La giornata tempestosa. Perfetto. Che i lupi chiudano gli occhi. Che il detective apra gli occhi e decida chi indicare. Perfetto, che il detective chiuda gli occhi. Che il cavaliere, che adesso può difendere qualcuno, apra gli occhi. Perfetto. Ora... che il giustiziere che ha un colpo in canna può decidere se usarlo o meno. Perfetto. E che l'indemoniato si fa i cazzi suoi. Bene, sorge il sole, è giunto il momento di sapere chi è morto, ed è morto il povero Damiano. No! Giuro, credevo Davide, il povero Davide, perché sei l'unico che mi chiama Davide. Povero Ok, Davide Lupo. Siamo tutti il cazzo qui dentro. Siete fatto pure il pizzetto mefistofelico. Però più indemoniato. Sono indemoniato. Demoniato. Però stai bene. Però è vero, è top pizzetto. Hai parlato troppo stanotte. Hai fatto arrabbiare qualcuno. Sì. Livio soprattutto, secondo me. Forse sono sbagliati a puntare, che volevano ammazzare Meriador. Però... magari qualcuno che sta là, no? Che ha fatto tipo così. Meriador si è fatto piccolo. Esatto. Sono impossibile da colpire. Vabbè, confermo, volevo uccidere Meriador, ragazzi. Scusate, Damiano, scusami. Esatto, cioè Gianluca è l'unico che ha la visuale pulita su di me. Quindi quando muoio è perché è Gianluca. A parte che io ti ammazzo sempre a te per primo, quando sono lupo, di solito è proprio il 100% destra. L'unico problema di Meriador è che magari il cavaliere lo difende, quindi è un po' magari passerà un pochino. Vabbè, allora Dexter, dici un po'. Hai un ruolo? Lupone. Hai un ruolo? Ti vedo un po' spaesato. Ho un ruolo. Sì, io non gioco hai mai. Un ruolo? Io ho un ruolo, sì. Greve. Ho un ruolo positivo. Lupetto. Ovviamente. Che strategica... questa è una bella notizia. Vabbè, però strategicamente forse è meglio tacere adesso. Forse dovresti tacere. Ma forse sto bleffando. Greve. Allora non ci possiamo fidare di te. No. Cioè che sei lupo, allora, no, dico un ruolo positivo. Quindi se il cavaliere può difendermi, a meno che io non sia il cavaliere. Okay. Che non diremo, però. Ok. Vabbè. È una richiesta un po' ambigua questa, poco chiara. Forse sono nebulosa. Il cavaliere, forse no, non lo so. Non sono il cavaliere. Ok. Va bene. Ruolo positivo, vabbè, possiamo darlo ruolo per positivo. Vero, cioè... Sì, vabbè. Secondo me non devi dirlo. Però vabbè. Poi vabbè. Era meglio lasciare il dubbio sul cavaliere, però.
Va bene, va bene. Può non dirlo. Ti voteremo questo turno. Potresti essere diciamo, comunque il cavaliere, no? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Solo Livio può dirlo. No, non è Paolo. Perché c'è il filo, Marco. È il filo di quei ragazzi molto pazzesco, bravi che hanno sistemato i condizionatori. Che hanno tolto il filo. Vabbè, però se, penso, se, penso che se stia bene, no? C'è caldo. Poi non stiamo nemmeno fumando. Non c'è il condizionatore, se c'è il deumidificatore. Quindi. Ah. Ma si sta bene. Ah. Si sta bene. Dave proprio no, come se fosse una cosa grave. Ogni volta che lo metto Davide lo leva. In tutto ciò. Sarà tutto il giorno, si t'ammazza. Ma non è vero, è vero. Comunque, vabbè, ragazzi. Non ho visto durare più di 4 minuti il condizionatore. È vero. Parsimonia. Comunque, parsimonia. Maggi, parola a lei. Che non te vedo qua. È vero. Mi faccio piccolo piccolo pure io. E che vuoi che ti dico? Che i lupi ci hanno messo tanto. Beh, ci hanno messo un po'. Vero. Quindi erano un po' in disaccordo tra di loro. Hanno deciso quindi non. No. O forse non avevano buona visione e quindi ci hanno messo un po' per capire chi stesse indicando chi. Vero. Può essere. Cioè, no, per farsi capire da Livio. Livio magari non ci capisce niente. No, nel senso che magari hanno indicato, allora, ma stando... Allora, secondo me sta teoria ha senso. Io infatti azzarderei a dire che i lupi magari si trovano... Non so se è meta, però si trovano secondo me in posti dove magari gli può essere difficile comunicare. Beh, giustamente lo dici dal posto perfetto invece per indicare Damiano, vero Gianlupo? Vabbè, ma io lo dico dal posto perfetto per non aver problemi con nessuno, perché io riesco a guardare a tutti. Tranne Maggi, ecco. Sì. Quindi se i lupi siamo io e Maggi, la tua teoria avrebbe senso. O io e Giorgia. Infatti farei parlare pure Giorgia a sto punto. Giorgia, forse dovresti tacere! Io ragazzi... Diciamo che in questo inizio partita mi sono preoccupata più di come sedermi perché sto un attimo in difficoltà, però sono buona, ragazzo, guarda un po' in giro. Però posso dire, secondo me pure Simone è buono. Lo vedo un attimo... Però ci sono varie coppie. Tipo, immaginate che ne so, un Dave e Luca. Sì, è difficile, è difficile. Capito? Esempi, però... Vabbè, ma infatti... semplicemente, raga, magari si sono guardati in faccia... Cioè, pure metti che eravamo io e Simone, per di una stronzata, se guardavamo in faccia e magari ci mettevamo 3 ore solo per scegliere chi era. Quindi in realtà... Ma poi come cazzo è venuto in mente di uccideva a me? Boh, vabbè. Damiano, forse dovresti tacere. In quanto morto. Parlante. Il morto più parlante della storia di Lupus Cerbero. Taci, cretino! Taci, cretino! Già che spettacolo. Vabbè. Non so ragazzi, io non ho la più pallida idea di chi votare. Non so, magari Dave che non ha parlato. Io voterei qualcuno che voglio che parli al ballottaggio, perché adesso è troppo presto, quindi questo voto io lo darei. Ma il veggente ha già guardato qualcuno? Cioè, teoricamente è già un turno in cui il veggente guarda, no? Sì, c'è stato il veggente, ok. Allora, detective. Casino. Vede che non ha beccato un lupo se non parla, presumibilmente. No, però nel detective becca solo ruoli. No, quindi sì, c'è cioè, proprio potrebbe presto, essere qualsiasi cosa. Ah, è vero, perché detective. Yes, c'è detective, purtroppo. Mi sono reso conto adesso, infatti. No. Pure se gli risponde sì. È ruolo sì o no. No, non ha senso palesarsi. Non puoi sapere qual è. Non ha senso, sì. Livio non me la racconta giusta. No, Livio... Da chi partiamo con i voti? Votiamo, sì, dai. Il master decide. E partiamo con i voti. Il villaggio si riunisce da Gianluca, che ha la prima parola. Dexter. Maggi che non mi sta guardando. Vabbè, completamente a sono caso. Sono emozionato, finalmente Maggi. Parlo. Dave. Finito. Gianluca. Boh, io per Dave perché è grosso, quindi mi fa paura. Meliador. Valeria. Lo tengo. Giorgia. Ah, quindi siamo tutti a uno tranne Dave. Ah no, anche... Ah, te uno. Ok. Sì, tu zero... E Maggi. Maggi è 2. Quindi Maggi è Dave. Gianluca. Ballottaggio Dave, Gianluca, Maggi. C'ho io? Il microfono.
Allora, ho un ruolo positivo, quindi non è lupesco. E, diciamo, per adesso me lo voglio tenere così. Forse non vi basterà, però per ora vi dico che è un ruolo abbastanza importante. Le moi. Io non so che di, non so niente. Però a me sta teoria del occhio, che io c'ho un ruolo positivo, a me Davide Marra me l'ha fatta tipo linciare subito. Me lo devi dire se hai un ruolo positivo, hai capito? Se no ti uccido. Allora vorrei coerenza. Io non sono nulla. Immagino di voterò tranquillo. Va bene. Io non sono nulla, sono un semplice villico. Se avete entrambi i ruoli positivi, io mi sacrifico per la causa. Io non so che dire, più che altro perché un ballottaggio particolare, perché avevamo tutti quanti un voto, poi non so, una delle due persone che mi ha votato è qui, quindi non so neanche il motivo, quindi non saprei neanche da cosa difendermi. Sono un buono e non ho un ruolo. Via le votazioni. Da, me la do. Maggi. Dave. Maggi. 3-2, eh? Vabbè, voto Maggi, sennò andiamo 3-3. E il povero Maggi viene linciato dagli altri del villaggio. E c'è una vecchietta che passa e dice: ragazzi, andate a dormire perché sta calando la notte. Inciampa e si spacca la testa. Però no, vabbè. Però tanto non era una di noi. Non era un villico. No, era una che passava di là, veniva da un villaggio vicino. Okay, cala la notte! Villico di un altro villaggio. Cala la notte! E i lupi iniziano ad ululare e puntano la casa della loro preda per azzannarla alla giugulare. Perfetto. Che i lupi chiudano gli occhi. Che il detective apra gli occhi e inizi ad indagare. Che il detective chiuda gli occhi. Che il cavaliere adesso apra gli occhi e decida chi salvare. Perfetto, che il cavaliere chiuda gli occhi, che il giustiziere, che può usare il suo colpo in canna, indichi qualcuno. Perfetto. E l'indemoniato intanto sta lì e fa: è giorno! E si svegliano tutti. Ed è al morto. Stato ucciso. Ecco. Dave Revan. Greve. Sì. Ha detto di avere un ruolo. So, forse poteva essere una tecnica indemoniata, quindi un po' rischioso da lupo. Anche Dexter ha detto di avere un ruolo. Anche tu hai detto di avere un ruolo. Sì, il finanziere. No, sono bilico di merda, purtroppo. Vabbè. Okay. Allora, io... Cioè, secondo me lui era il cavaliere, quindi io l'avrei ucciso, fossi stato lupo. E... Beh, poteva pure essere, che ne so... come si chiama, quello che spara al colpo, poteva essere detective. Può essere, però considerando che... O indemoniato. Dexter ha un ruolo che non è il cavaliere, esce un'altra persona che ha un ruolo, non dice che ruolo, secondo me è molto più cavaliere che altro, poi magari non lo è, cioè, ma speriamo, perché almeno c'è ancora il cavaliere che può difendere Dexter. Però è un po' rischioso, però questi ruoli non detti non pensi che sono un po' rischiosi sia per la partita sia per la persona stessa? Vabbè, allora... Perché, come in questo caso, no? Poi cercate a tirare ad ammazzarti la notte, però poi pure
perde la fiducia dei compagni. Io per esempio non è che mi fido così tanto del suo ruolo buono. È un po' rischioso. E poi le confessioni sono state fatte, diciamo, in frangenti diversi, perché lui se ne è uscito a buffo così. Sì, boh, vabbè. Però Dave l'ha usato. Cioè, Dave ha risposto una volta che effettivamente è andato al ballottaggio. E quindi vabbè, però è morto di notte. Buono. Non è che buono. No, ma infatti, cioè, potrebbe essere un lupo. Lei sta dubitando. Lei sta dubitando di Dexter. Può essere l'indemoniato. Però lupo non era. Sì. Ci sta a fakeare da indemoniato. Ah, ok, ok. Penso che Luca possa bleffare. Abbia sì un ruolo, ma non buono. Ah sì, c'è l'indemoniato. Gianlu, tu che dici? Io niente, io sto a parlare abbastanza, ho pure detto che sono buono, che non ho un ruolo, sono villico, infatti se dovessi rifinire il ballottaggio potrei pure essere ammazzato. Simone invece che dici? Ti vedo un po' taciturno. Mi sto a fare mille teorie in testa, quella più gettonata è Marra Meliador. Questo momento, okay. Come mai? No, sono curioso più che altro. A vibe, vedo Davide completamente disinteressato ad aiutare, dà solo quei due paroline, poi si fa i cazzi suoi. Atteggiamento lupesco, marresco. Perché non ci stanno info, non ci stanno molte io info. Sto in difficoltà, cioè, perché sto basando su questo. Capito? Cioè, non c'è veggente, c'è cioè detective che entrambi, non però ha senso farlo paresare adesso. Anche, è un po' un casino. Anche io ho una domanda: secondo voi ci sono due lupi? Sì, io spero che Maggi sia un lupo, se no è un po' tosta. Cioè, ma potrebbe essere pure uno, effettivamente. Sì, che sei morto votato. Però l'unico che poteva essere lupo con questa teoria è Maggi. Ma non era lupo. Spero, perché se no è un po' duro. Guarda, finire al ballottaggio e dire di non avere un ruolo ti rende ammazzabile, quindi effettivamente non era un comportamento. Ma perché questa domanda, Gio? Cioè, aveva più senso che lo fosse Dave, però è morto dopo, quindi sì, no, non lo era. Però aveva più senso che fosse Dave il lupo. Cioè, se io non ero nel ballottaggio, avrei ammazzato Dave, per esempio. Da lupo, dici? No, no, se non ero al ballottaggio e dovevo decidere come voi avete fatto nel nostro... Sì. Perché non è una tattica da lupo all'inizio dire non ho nessun ruolo. Però Dave, quello intendo. Quindi però, secondo me neanche Maggi era pulito. Gianluca, stai mentendo? Assolutamente no, perché dovrei mentire? È una teoria. Hai un ruolo. Ma io non ho un ruolo. Sì, hai un ruolo. Sì, hai un ruolo. Sì. 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 Io. Ah sì. Muoviamo sta partita, che hai scoperto? E che devo fare? Dai, detective. Sono detective, ho guardato Simone che è buono, ho guardato Gianluca che ha un aspetta, ruolo. Aspetta, quindi non ha un ruolo. Che non ha un ruolo, quindi è villico. Okay. Sì, Simone non ha nessun ruolo, quindi è un villico. Mentre Gianluca ha un ruolo e l'ho guardato dopo che al ballottaggio ho detto sono un villico. Io ora continuo a dire sono un villico, sono un villico, sono un villico, sono un villico. Ma ha un ruolo. Ammazziamo Gianluca. Mi sono fatta avanti. Però aspetta, perché... aspetta, ammazziamolo subito. Aspetta, lasciamolo maraculare. Tanto se non mi ammazzate rischio di morire durante la notte, quindi. Fammi finire. Sentiamo già. Secondo me non è l'indemoniato, ti spiego anche perché. Non avrebbe detto così tanto sono un villico, cioè magari si sarebbe esposto un po' di più, soprattutto dopo il discorso dei ruoli che non si capiva, Dave, non si capiva Dexter, secondo me si sarebbe esposto di più, mentre è stato proprio fermo e convinto di dire sono un villico, seppure all'inizio che diceva ma magari è più difficile ammazzare Damiano per due che non si vedono. Si ha cercato subito di discolparsi. Io stavo indagando in quel momento. Io stavo indagando in quel momento. Ma tanto, guarda, o mi ammazzate voi o tanto muoio durante la notte. Rispondi, che cazzo sei? C'è un ruolo. Usa il cavaliere. Ma... Allora, io ho detto di essere villico per non espormi e per non dire il mio ruolo. Infatti io non lo voglio dire. Poi se mi volete buttare al ballottaggio... Mai... Va bene, allora... Ed è una tattica che secondo me è buona per la partita, sì. Ma adesso tanto... Cioè, o sei indemoniato, o sei lupo, o sei il caballero. Allora io apprezzo il fatto che Gianluca stia facendo adesso finta di essere il cavaliere in maniera buona. Cioè, questo è un modo di giocare giusto e io apprezzo Gianluca. Detto questo, secondo me tu sei il lupo dal primo minuto di questa partita e prima ho eliminato Maggi solo perché ho detto Maggi è sospetto, tu sei lupo sicuro, prima o poi ti voterò,
Però visto che stavolta è in ballottaggio con un sospetto, intanto levamo Maggi. Ma tanto prima o poi Gianluca lo uccido sicuro sta partita. E quindi non ho nessun dubbio su di te. Io ho detto voto Maggi e guardo Gianluca stanotte. Allora, okay. Vabbè. Ma come l'avevi capito prima? Allora, cioè, ognuno ha le sue cose. Vai. Io e Gianluca siamo connessi in qualche modo in questo gioco. Ok, io capisco quando lui non lo so perché, non lo so perché. Ma con gli altri allora, non ci riesco. E posso dar colpo di scena? Sono il colpitore. Sono il colpitore. Ok. Il giustiziere. Va bene. Il colpitore. Va bene. E non ti crederò. Cioè, sono convintissimo di questa cosa. Però. Vabbè. Comunque vabbè, posso però pure... Vabbè, votate a me. Ma mi ammazzate prima che tiro il colpo. È quello il danno. No, fa il culo. Vabbè, non mi credete, ce lo sto di prima che parte il ballottaggio. Sono il colpitore, ma non lo volevo dire per non essere ammazzato. Se dicevo di avere un ruolo, avrei fatto la fine di Dave. Dave ha detto di avere un ruolo, è morto durante la notte, non volevo morire. Il giustiziere è quello che i lupi vogliono ammazzare di meno comunque. No, sto cazzo, minchia, sì, c'ha una morte. Ma se te sgama tipo come lui potrebbe aver fatto con me, se era lui morivo io. Però il giustiziere può uccidere. Ma che scherzi, non uccide più il cavaliere o il veggente detective, presumo. Poi vabbè, anche il giustiziere. Votatemi, è che vedevo di l'ho uscito, cioè io non volevo dirlo per colpire. Però devo prendere info prima di colpire, no? Sennò che cazzo colpisco? Ovviamente non hai sparato colpi, no? Certo che no. Non è detto perché il cavaliere potrebbe aver protetto qualcuno. No, però se non lo protegge dal giustiziere. No, non dal giustiziere. Una però quello che dice lui, magari avevo colpito. Una però notte non il cavaliere difende quello ucciso da lui e lui ammazza. Però, No, non ho colpito, se no non è senso colpo in canna. Certo. Vabbè. Io ho intenzione di spararlo. E se voi mi dite sparalo A, io lo sparo A. Su? E non so chi spararlo per quello. Vabbè, vediamo... Spara Buffo? Ammazzo Meliador allora. Chi è? Ammazzo Meliador. Allora, se è così, te devo dire, ma non saprei chi ammazzare. Ma in questo, ma io ammazzerei un buono. La prova stanotte. Magari abbiamo i sospetti su qualcun altro e vediamo se effettivamente lo fai fuori stanotte. Certo, va bene. Però rischia. Vabbè, meglio così perché sopravvivono le mie chiappe. Non uccidiamo adesso, cioè non ha senso skippare un turno con uno che. Io mi sono fatta avanti per il rischio che ci fossero due lupi. E quindi ho detto: no, ma mi faccio no, questa ma cosa. Hai fatto bene, vabbè, hai fatto bene. No, hai fatto bene, ma tanto no, se no andavamo avanti alla cieca. Io non volevo uscire ruolo, vabbè, vabbè, però effettivamente non possiamo essere sicuri se sta di una stupidata oppure no. Oppure te stai buttando in caciara. Vabbè. Io allora, ormai vengo tirata in mezzo per qualsiasi cosa ed è comprensibile. Per me hai un ruolo. Poi non lo so. No, non ho nessun ruolo. Questa volta, grazie al cielo, sono un normalissimo villico, vabbè, semplicissimo. Però io mi voglio levare su dubbio, quindi Giorgia se vuoi guardala. Morirà. Va bene. Sì, però può votare. Però vabbè, comunque... Vai. Comunque, nessuno si sta dichiarando giustiziere. Adesso... No, però... Okay. Adesso avremo... Due morti che voteranno. Forse sarà, Dave era giustiziere. Anche, pure secondo me, avremo chiarimenti. Avremo chiarimenti durante le votazioni. Gianluca. Dexter. Gianluca. 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 Dexter. Valeria. Gianluca. Ok. Valeria. Dexter. Un ballottaggio a tre. Come no? A tre voti. Ok. Si crea un cerchio e li fanno scontrare. Beh, uccidetemi. Giustiziere, ma avete votato tutti. È ovvio che mo me rivotate tutti. Stiamo perdendo tempo. De non mi credete, ammazzatemi. Allora faccio finta di non aver sentito. Uccidetemi. Villici sono come voi. Non è... Sì, credo che Gianluca sia un lupo, quindi vedete un po' grazie. Che devo fare. No, è grazie, l'ho detto anche prima, però. L'ho detto anche prima. Te mi stai completamente attaccando, io dopo sposterei l'attenzione su di te. Votate, guarda, vincono i lupi se mi uccidete?
se muoio adesso? E allora potete pure votarmi, quindi non ho problemi. Così vedremo poi, cioè, Valeria. Tu non hai più un ruolo. Valeria e Gianluca. Io ho un ruolo, sì. Infatti sto dicendo ai villici di salvarmi in questo caso. Però a questo punto della partita tu dovresti dire che ruolo. Vabbè, se è capito, non lo dico ancora, però se è capito. Quindi non voglio mancare un lupetto e scemo. Non lo sa. Dici che al ballottaggio ci sta il cavaliere e il colpitore. Non dico niente, magari. È perché lei è al 100% lo so, il detective. Ma tu magari ti dichiari, ma non sei quello che ti dichiari. Chi lo sa? Bene, avete fatto la vostra scelta? Beh, mo è difficile per loro, perché c'è un ruolo dichiarato e un ruolo millantato. Quindi okay. Avete fatto la vostra scelta, parte o stronzo? Gianluca. Dexter. Gianluca. Dexter. Ben bilanciato. Sta calando la notte, Dexter. Oh, mi capisco che crepo. C'è stato. Guardate sti due. C'è stata una lotta cruenta, ma ne è uscito. Se non spari, vincitore. Sei il lupo. Gianluca. Ok. Esatto. Cala la notte. Passa un'altra vecchietta e dice: "Addio, e dei lupi! Che i lupi aprano gli occhi e decidano chi uccidere." Che i lupi chiudano gli occhi. Che il detective apra gli occhi e investighi. Che il detective chiuda gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi e decida chi difendere. Che il cavaliere chiuda gli occhi. Che il giustiziere apra gli occhi e spari il suo colpicino. Col suo corpicino. Che il giustiziere chiuda gli occhi e si sentono gli uccellini. Cip, 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 cip. E si risvegliano tutti. Però il villaggio ha subito una perdita. Una donzella è morta questa notte. Giorgia. Bello sto sparo, prego. Gianluca. Come mai allora, ha scelto questa prego. Strategia? Perché curioso, allora, curioso. Ha fatto pure così, sì, si sparerò. Prego, va, prego. Curioso Giuliano Balista. Ho pensato una cosa. Io avrei ucciso Meliador. Ma perché? Appunto, tu chi avresti ucciso al posto mio? Me. Vabbè, io non sapevo chi ammazzare. Ho pensato, sicuro al 100% non ammazzano me, ammazzano Giorgio o un altro turno. Io questo ho pensato. Io invece quello che vorrei chiedere a chi ha votato Dexter è: avete al ballottaggio uno che dice di essere il cavaliere, abbiamo il detective vivo dichiarato, ma anche se avete il dubbio, ma lasciatelo vivere quel tizio che finge di essere. Doveva dirlo. Però secondo me sai qual è. Sono d'accordo con Simone, sai pure io, a parte che l'ho votato fin dall'inizio. Io ci ho pensato, ma mi puzzava troppo di indemoniato, perché ha sempre messo così nell'etere il suo ruolo. Lui tanto mo si è sbugiardato, quindi adesso lo uccidiamo ovviamente. Ma perché? Vediamo, no, scusa. Secondo me era potenziale indemoniato, così sì, sicuro via dal cazzo. In effetti il giustiziere non si era palesato. Pure secondo me era lupo, però tra i due ho detto tanto il dubbio su di lui mi rimarrà. No, ma infatti il mio problema non è che è morto Dexter, è che morendo Dexter è morta Giorgia. Cioè con Dexter vivo i lupi secondo me avrebbero avuto paura a ammazzare Giorgia. È quella la cosa. Però vabbè, sì, ormai è andata. Quello sì. E io tra l'altro c'ho pure un dubbio che a questo punto indemoniato stia qua, perché al primo round ha votato Dexter e non ha votato Gianluca. Mi è sembrato un po' strano. Quindi o Gianluca Valeria o Gianluca Davide, ma sì, perché a te sto a salvare a prescindere.
La mia testa. Bene, insomma. In realtà anche Meliodor, però sì. È perché Simone non no, abbiamo scusi. Elementi. Io no, io no, sono no, un no, billy. Lui è confermato, no, tu sei confermato dalla detective, ah, tra l'altro. Se crediamo che Giorgio è vero, scusa, ma tu sei l'unico confermato, però la verità è che chi ha votato prima Gianluca siamo tutti sospetti, è più buono di chi non l'ha votato. Ok, quindi sì, sì, Davide non l'ha votato. Io l'ho votato prima, non al ballottaggio, però l'ho spiegato. Sulla base di cosa? E sulla base del fatto che lui è lupo sicuro. Ma sì, ma perché? Ma chi è lupo? Ma non è sicuro, perché dovrebbe essere sicuro? Ormai la partita è finita, Gianlu, se devi sparare, sparavi. Ma va bene, Gianluca, è giusto che tu che tu combatta, però quello che dico io è che chi non è lupo non lo sa se prima Gianluca è lupo. Chi è lupo lo sa anche il turno prima se Gianluca è lupo. E quindi quando non lo vota da lupo, sa che non sta votando il lupo. Quindi a posteriori, sapendo che Gianluca è lupo, chi ha votato Gianluca probabilmente non è lupo, perché sarebbe un lupo che vota un altro lupo. Io cioè, quando ho dato la decisione a Davide, non l'ho fatta apposta, ma ho detto, ah, è vero, ma la decisione spetta a Davide, vediamo un po' cosa sceglie. Sì, io l'ho spiegato, ragazzi, io l'ho votato subito Gianluca, perché ovviamente era palese lupo. Però ho detto, voglio levare il dubbio sull'indemoniato, ma voglio levare dal cazzo, tanto stasera, stanotte, se non spara... E infatti adesso lo votiamo. Sì, anche io gli ho dato fiducia. Poi vabbè, tradita. Oh, il giustiziere non si è palesato. Lui comunque continua a dire un ruolo dal primo turno. Però non si capisce che ruolo ha. Ho detto, nel dubbio facciamo fuori Dexter, che comunque mi puzzerà per il resto della partita. E poi uccidiamo Gianluca se non spara. Allora Gianluca, Valeria. Valeria, il problema di Valeria è che io finisco, cioè, no vabbè. Sai qual è il fatto? Che cioè sei l'unica che ha continuato a buttare fango su Dexter, che adesso a quanto pare è confermato buono. Anche... È stato lui il primo ad attaccarmi, a buttarla su di me. Vabbè, ma adesso non facciamone un fatto personale. No, è per dire che non ho avviato io questo meccanismo. Io ho semplicemente risposto perché è stato lui a buttarmi. Ma tu sei un villico normale? Sì, un villico normalissimo. A parte che il voto di Giorgia sarà importante, secondo me. Ma io ci credo voglio dare un consiglio a Giorgia, se posso. Io ho deciso, ho detto, non mi pare giusto parlare ai morti. Però non lo so se lo vogliamo fare, perché io ho un po' che vorrei dire una cosa, Giorgia, okay, ma non lo allora sto dicendo. Non lo dico neanche io, sono d'accordo con te, okay. Ho già capito. Va bene. Sì. No. In realtà forse possiamo, ma evitiamo, dai. Vabbè. Ok. Vabbè, votiamo. Sì. Oh, Davide. Gianluca. Valeria. Gianluca. Davide. Ma che è sta congiura? Oh. Vabbè, Gianluca. Chi è che c'ha più voti? Davide. Quindi ballottaggio Gianluca e Davide. Sono il cavaliere. Difeso Meliodor, Simone. Ma a sto punto ammazzatemi, ce lo faccio per il e pensavo che intuissero il fatto che comunque Giorgia sarebbe stata difesa e quindi non l'ho protetto lei sbagliando perché è morta. Allora sapevi che Dexter stava bleffando fin dall'inizio, no? No, poteva essere giustiziere. Infatti quando ha detto questo ruolo mistico ho detto forse sta bleffando il cavaliere da indemoniato, per questo l'ho votato. Perfetto. Votate. Che devo dire? Se sopravvivo colpisco, che devo dire? Però a sto punto ammazzo Davide. Detto, allora ciao. Votatemi, okay. Cioè. Vabbè, ammazzo Davide, che devo dire? Posso sparare prima di ammazzo il cavaliere allora. Prego Simon Saint Bull. Gianluca. Una soli vivi. Gianluca. Gianluca non è sopravvissuto al secondo ballottaggio. Cala la notte. Questa è una notte burrascosa. Si sentono in lontananza gli ululi dei lupi. Che puntano la preda. Cioè l'hanno puntata, però ci stanno arrivando, insomma. Ok, l'hanno puntata. E chiudano gli occhi i lupi
E li apra il detective. Mi dica su chi vuole indagare. Prende le prove e si rimette a dormire. Il cavaliere prende il suo scudo e cerca di difendere qualcuno. Perfetto, il cavaliere si rimette a dormire dopo aver compiuto il suo compito. E il giustiziere, con il pistolero matto, parta per sparare su qualcuno. Bang bang, perfetto. Venite svegliati tutti quanti dall'indemoniato e fa... Giorno! Ed è morta. Una persona che tutti erano convinti fosse buona. Simon St. Bull. Greve. Sono vivo e greve. Quindi vogliono buttare i sospetti su me. Io ho difeso te. Perché Simone era l'unico confermato buono e l'unico che potevano puntare. Allora io innanzitutto faccio una aspra critica a tutti i miei amici villaggeri, perché sto in tre con due delle persone più sospette di questa partita. Abbiamo sbagliato qualcosa. Ma guarda che lupastro! A tutti quanti voi. Dai, se il lupo l'ho difeso pure stanotte. Va bene. E ma sei un villico normale tu? Detto questo, sono un villico normale e ci sono due opzioni. La prima opzione è che Giorgia prima ha guardato Valeria, non ha visto un ruolo e quindi ha votato Marra durante le votazioni. La seconda è che ha visto un ruolo di Marra e l'ha votato pensando che è un lupo. Marra l'ha capito, si è finto cavaliere oppure è davvero il cavaliere. Sarebbe meglio se avesse guardato Valeria, perché così al 100% Marra è il lupo. Se ha guardato Marra, c'è una percentuale che Marra possa essere cavaliere e vai al lupo, che però mi sembra un po' bassa, perché tra l'altro lui non è morto. E l'unico dubbio che mi voglio togliere prima di decidere di ammazzare Marra è chi è il vero cavaliere, che secondo me è Dexter. Però a quel punto chi è il giustiziere? Gianluca. No. Vabbè, allora, io ho sospetti su Valeria da prima, ma credo che tu sia lupo a questo punto. Mm. Va bene. Perché ti ho difeso e sei così furbo da non uccidermi di notte per fare questa argomentazione qui. Ma, voilà, sì, che ha molto senso in realtà, perché io difendo te, non Simone, che lui ha confermato, quindi penso che lui mi ammazzi, non Simone. Tu giustamente mi lasci in vita e così i sospetti ricadono su me. Sì, ma che ho un ruolo confermato da Giorgia, che è il ruolo del cavaliere. Ma io ho una difesa potentissima ed è il fatto che non ho ucciso Dexter. Voi avete ucciso Dexter, io no. Era un po' di nulla. Io pure io ho subito votato Gianluca, ti ripeto. L'ho spiegato le motivazioni. In quanto cavaliere, se lui continua a dire e non dire un ruolo, solitamente quel ruolo è il cavaliere. Siamo d'accordo, no? Per non farsi sgamare. Quindi a quel punto ho detto è l'indemoniato o un altro lupo. Sì, sì, ma cioè è tutta la partita quando Giorgia è uscita. Sì. Cioè io e Giorgia siamo andati potentissimi su Gianluca da subito. Sì, e Gianluca, infatti, Gianluca per... io l'ho votato subito. E quindi io e Giorgia per questa partita siamo i più salvi. Sì, ma te l'ho spiegato già, Meredor. Io ho votato Gianluca come l'hai votato tu. Poi nel momento in cui ho dovuto scegliere, ho detto mi levo il dubbio perché credo sia l'indemoniato, tanto Gianluca se non spara di notte se volevamo dar cazzo. Perché lui in teoria poteva pure essere il giustiziere, capito? No, vabbè. Io non ho toccato un cazzo, raga. Stavolta non ho toccato nulla. Io non ho capito. Ma perché tu, se sei il cavaliere, non hai difeso Giorgia dopo che... Te l'ho detto prima, perché ipotizzo che non attacchino lei con la paura del cavaliere. La stessa cosa che ho fatto con Meliodor e Simone adesso. Ho giocato tutta la partita così, io da cavaliere gioco così. Cioè cerco di non sprecare, ok? In modo che ho due potenziali. Beh, mi sembra salvati. Che è andata malino, se fosse questo. Lo so, che devo fare. Però ha senso come strategia. Ha senso la prima volta. Tu vedi che il lupo c'entra? Uccide la persona più palese, la seconda volta difendi la persona più palese. Se tu continui a uccidere la persona... Sono stupidi lupi, che ti devo dire? Vabbè, però... Oppure è la tua strategia, però... è quello che sto dicendo. No, perché cioè, nel senso, secondo la mia strategia, se io sono il lupo e quindi so che tu sei il cavaliere, io uccido Valeria.
in realtà potrebbero perché funzionare entrambe, non si può prevedere. Cioè, nel senso, può funzionare sia quello che dice lui. Se io so che c'è il cavaliere in circolo, perché io lupo dovrei andare a lei che si è dichiarata come ruolo. E io sono d'accordo con te, a meno che il lupo non sia quello che pensa, che dice di essere il cavaliere. E quindi sa che non c'è il cavaliere, e quindi uccide chi deve uccidere. Perché lo so? Perché dovrei saperlo? Se io fossi io il che lupo, ne so. Allora, scusami, c'è una differenza. Quando io ho detto di essere il cavaliere, non avevo la certezza che il cavaliere fosse morto. Sì, c'è una differenza tra noi due e te. Noi due giochiamo una partita in cui c'è il cavaliere, se siamo lupi. Tu, se sei lupo, non giochi una partita col cavaliere. E questa partita, ma i lupi stanno uccidendo io come se il cavaliere non ci fosse. Io in quale spot avrei capito che sarebbe morto il cavaliere in quella notte? Dexter, cazzo, Dexter ha detto ogni volta: io ho un ruolo ipotetico. Okay. Io sono il cavaliere, dico, allora, è indemoniato. Allora ti faccio un altro ragionamento. Lui ha detto di avere un ruolo buono. Lei è il detective. I ruoli sono tre. Infatti, giustiziere, indemoniato. Dal tuo punto di vista, che sei il cavaliere, pensi che lui è indemoniato. Dal mio punto di vista, se sono il lupo e penso che tu sei il cavaliere, io sto giocando una partita con il cavaliere vivo, ok? E quindi, dopo che ha ucciso Giorgia, diciamo, facendo il greedy, perché altrimenti non arrivo a fine partita, e quello ci può stare, che tu mi dici non l'ho salvata, ma mi dici che hai salvato due volte Simone. Adesso io, se fossi stato il lupo, avrei ucciso Valeria, perché so che tu, se sei il cavaliere, o salvi Simone o salvi me. Valeria è la persona che più probabilmente... Però, sarebbe morta. Però safe. C'è un dettaglio: che Giorgia, e invece è morto io Simone. A Giorgia avevo detto: guarda Valeria perché è sospetta. Non avendola votata, quindi ha votato me, forse l'ha vista e non ha un ruolo. E vabbè, ma sfugge questo. No. E anche se fosse, io comunque sia, ucciderei Valeria. Perché? Se io fossi il lupo. Vabbè, da lupo. Ma l'opzione in cui tu non sei il lupo è che o io e Valeria siamo i lupi. Certo. Ok, va bene. Io e Valeria però, giocando da lupi, lei probabilmente avrebbe provato a uccidere te, ok? Perché sei il cavaliere. Sì. Io, e tu mi dici, tu non avresti ucciso me per lasciarmi dubbi. Infatti, secondo me non è lei adesso, sei tu. Esatto, io ti dico, vero? Ma io avrei ucciso lei, non Simone. Me lo stai giurando così, ma te no, devo credere. È perché tu hai salvato due volte di fila Simone. Vabbè, che c'entra? Perché io dovrei rischiare che tu lo risalvi? Se io voglio lasciare i dubbi su di te, ammazzo Valeria, che non sarebbe mai stata salvata dal cavaliere. No, puoi certo, anche, puoi anche fare l'opposto. Cioè, dire in questo momento ciò e fare l'opposto. Per avere un bluff, è molto semplice. Sì, dovrei fare un triplo bluff. No, in realtà. Eh sì, perché dovrei prima fare il bluff in cui non ti uccido perché tu invece sei il lupo. Ma semplicemente fai il negativo di quello che hai appena detto. Non è così difficile. Vabbè. No, no, faccio il negativo del negativo. Il negativo già è tenerti vivo. Ma è la strategia migliore che puoi avere in questo momento. E io sono d'accordo con te. Perché è chiaro che io in questo momento sia quello più nel dubbio, io dato che ho un potenziale ruolo confermato da Giorgia, e tu stai buttando il dubbio su me. Io sono d'accordo. Io sono d'accordo con te. Se fosse morta Valeria, sarei stato molto più sospetto. In questo momento, io, secondo me, cioè se vedessi questa partita da fuori, sarei pochissimo sospetto. Proprio perché è la scelta sbagliata uccidere Simone. Perché se tu sei davvero il cavaliere, probabilmente lo salvi. È troppo rischioso uccidere Simone. Vabbè, comunque sia, vogliamo. Arriva una vecchia e fa: basta litigare, ragazzi! Andatevi in votazioni, voglio vedere ucciso qualcuno! Gianluca, un'altra, questa è sadica. Marra. Edor? Simone pensieroso. Marra. Valeria. Meliador. Valeria. Tutte e due Valeria, con la Valeria. M. Incredibile. Marra. Valeria. Davide Marra, assolutamente. Un bel ballottaggio. No, io... vabbè, che dire, io... Non ho...
è chiaro, è palese, non ho alcunissimo ruolo, però posso dire che sono un semplicissimo tipo e posso capire che se si sono sollevati dei sospetti su di me, l'unica cosa che vi posso dire è che sono pronta a sacrificarmi, però fareste un errore. Quindi non lo so, non è che ci sia molto altro da aggiungere effettivamente. Quindi vuota solo Meridor. Fa la tua scelta. Io sono il cavaliere, te lo ribadisco. Si sente una voce dall'alto e fa: Merdina, è il tuo turno, scegli. Sei rimasto da solo, stronzo. Siete estremamente sospetti entrambi. Tu ci provi proprio a essere sospetto. Secondo me è sbagliato che siamo arrivati a questo punto. Però è giusto, è sbagliato che siamo arrivati a questo punto per un voto che ha fatto Marra. E quindi secondo me la responsabilità deve ricadere su di lui. In più Giorgia continua a votare Marra, quindi io voto Marra e se perdo bacio. Vince lo sport! Vincono i 15! Dai! Ho sperato sbagliassi. Non dovevo morire, sono morto, sei il lupo. Ma io volevo uccidere Meliador, ho detto Meliador, poi Gianluca mi ha detto Simone. Come ho detto va? Vabbè. Allora... E io, infatti c'è stato un ballottaggio indemoniato. Io ho puntato Meliador. Bravo però... Gianluca che ha provato a confondere le acque alla fine, piccolo... perché tu eri il lupo. Infatti quando Simone si è fermato, tuo cazzo. Piccolo recap. E minchia, se votavo Marra, lei prendeva zero voti. Detective Giorgia, cavaliere Dave, giustiziere Damiano, indemoniato Dexter. Ma tu pensi che dovevamo ammazzare Meliador invece di Simone proprio per zittirlo? Però perché poi era l'unico che aveva capito. Però comunque era strano che te non morivi. Però in quanto era strano che non morivo, ma poteva essere una tattica buona. E comunque Valeria era in bilico normale. Certo. Super sospetta, tra l'altro. Io ho guardato Valeria. Io ho puntato tutto su Valeria perché Valeria era potenziale sospetta. Esatto. Valeria mi ha sempre detto tipo i primi turni, allora ho detto è sospetta sul fatto che lei mi protegga volontariamente. Io ho guardato Valeria e non aveva nessun ruolo, per questo ero sicura. Un abbonamento a Meliador. Tra l'altro Gianlu, tu non dovevi votare bravissimi, me. Bravissimi. Non sì. aveva senso, eri già confermato tu. Però se io ti voto a te all'ultimo confondo le acque, perché se la gente Meliador confondi con Valeria. Aspetta lei. Appunto. Sì, io votando a te all'ultimo ho reso più sospetta lei, cioè, avevo paura che votando lei. No, se votavi Meliador non rendevi sospetti entrambi. Non lo so, là non me la so sentita. Io avrei ucciso lui di notte, però. Oh, che bello! In questa io partita col fatto che ero confermato gioca Meliador e il fatto che te hai mai dato contro e non l'hai mai detta sta cosa come argomentazione. No, perché spesso la votando te pure io, gli altri potevano pensare, vedi, c'è Marra che ha dato contro Flame e l'ha ammazzato. Flame che vota Marra. Marra, cioè tu sembravi meno sospetto. Secondo me tu dovevi dichiarare una persona. Io sparo a questa persona e poi ammazzavate quella persona. Quello che volevo fare io, volevo ammazzare Meliador. E poi dovevate dire che l'altro eravamo indecisi, tu ricordi? Perché Marra voleva ammazzare Giorgia. Però io volevo ammazzare Meliador e volevo dire poi della mia tattica era: vedete, è morto Meliador perché io però ho sparato. Tu dovevi essere più questa sera. E dicevo i lupi Meliador avranno protetto il cavaliere, cioè il cavaliere avrà protetto, i lupi esatto. Hanno puntato un altro. E così volevo era anche quello, l'assist per il cavaliere sono io. Però te posso dire la non giocata possiamo essere di, al ballottaggio. Siamo stati in disaccordo tre volte, zio. È stato bellissimo tu al ballottaggio che sei rimasto zitto così. ma anche quella è tattica. Io ero tattica il fuciliere, no? Quindi quando ho visto tu che l'hai proprio carriata, cioè io ti giuro, a un certo punto ho detto ok, prendi il mio turno. Oddio, ma noi l'abbiamo ammazzato all'inizio a buffo. A buffo? Ma infatti perché? Perché io ho indicato Meliador, poi ho visto te... Volevo ammazzare Meliador al primo turno. Poi ho visto lui che puntava verso te e ho detto vabbè e ho fatto così. No, ma non voglio mai, quasi mai ucciderlo al primo turno perché mi piace come gioca. No, ma io sì, perché quando all'ultimo turno sempre, io l'avrei troppo ucciso Meliador perché invece sta botta ho dovuto inventarmi che l'argomentazione fantoccio, cioè ok, no, ho difeso Meliador, non Simone che era confermato, invece avrei detto bella partita, ho difeso però, Simone e infatti hanno ucciso Meliador. Poi rimanevano Simone e Valeria. Valeria era la sospetta, ma potevo giocare. Io puntavo che moriva lei. Così capito? Era troppo sospetto. Poi io, ovviamente, ho finto il cavaliere perché Giorgia mi ha votato. Quindi ho detto: mi ha visto un ruolo. Io mi sono sempre dichiarato veggente. Il cavaliere già è morto da tempo. Anche se mi è venuto un morto, c'è sempre l'indemoniato. Dexter, effettivamente, era l'indemoniato. Io pensavo fosse il cavaliere. Ma lo sai pure io. Pensavo fosse il cavaliere. Infatti, lì quando ho dovuto votare tra Gianluca e Dexter, ho detto top. Cioè, ammazzo lui il cavaliere, ammazzo Giorgia di notte. Poi non era così. No, cioè, infatti, nel senso,
è che io avrei giocato molto simile a come hai fatto te, capito? Quindi, cioè, io rivedevo un lupo in te, perché quello che facevi l'avrei fatto pure io. Avrei ucciso te, però poi mi ha detto giustamente, lui era confermato, quindi avrebbe dovuto scegliere solo Simone. Io volevo ammazzare Simone perché era confermato buono, però, e quindi era una persona già esclusa. Ero sicuro che tu già avevi capito. Quando hai detto sul cavaliere ho capito che tu... Avevi già capito. Esatto, che avevi capito. L'unico problema è che a quel punto era solo su Valeria. E se missavamo quella... Però comunque era... poteva stare comunque, vabbè, dai. Guarda, c'è una fine ipotetica partita. Che era te, Simone e Valeria, però Simone confermato buono, mi sembrava uno scenario sceglie, cioè io mi sarei dovuto alleare con Simone per votare Valeria, poteva andare poteva meglio, andare sì. Meglio poteva però, andare pace, meglio dai. no ma c'era ragione, poteva andare meglio. Allora sta partita, vabbè, mettiamo strega partita. E veggente, perfetto, vabbè, okay, perfetto. Allora il detective diventa veggente normale e l'indemoniata la strega, giusto? Esatto, perfetto. Ripetiamo. Allora, la strega gioca e vince con i lupi, però non apre gli occhi quando aprono gli occhi i lupi, li apre da sola. La strega è il veggente dei cattivi, ovvero guarda una persona e se quella persona ha un ruolo buono io gli dico sì, quindi non vede i lupi, non vede i villici, ma gli altri ruoli li vede come ruoli se fosse... esatto, vedi i ruoli positivi, okay. Giustiziere, bodyguard, attenzione, la strega viene vista come il lupo dal veggente, viene vista come il lupo. Ok? Importante. Quindi se voi siete veggente e vedete lupo, potrebbe anche essere la strega. Ok? Okay? È importante. Devo fare questo. Due domande a Marco. Lasciamo sempre che vedono di notte, abbiamo detto. Quante sub stiamo per curiosità? 42. Ok, ragazzi, fate le sub per il terzo round. 100 sub, terzo round. Se no, si questo è l'ultimo. Se la strega punto lupo, no. Esatto, quindi può essere sia lupo che villico. È l'indemoniato. Al posto dell'indemoniato c'è la strega. E la strega deve beccare i ruoli normale che vede la strega come lupo, eh? Quindi sì. Al veggente viene detto sì, se vede uno dei due lupi o la strega. Il giustizia è sempre il cliché di Mannaro. Sì, vedete la notte, ragazzi, tranquilli. Okay, vedete sempre la notte. Allora qua dobbiamo... E l'ho messa. Levo. Prendete, io non prendo lui. Ah no, siete qua. Io te. Bene, ragazzuoli, prima che torni la vecchia, tutti a nanna. Fa come te pare, finché guardi verso di me fa quello che te pare. È notte, sbattete le robe e che i lupi aprano gli occhi. Che i lupi chiudano gli occhi e che li apra il giustiziere. Il giustiziere chiuda gli occhi, apra gli occhi il veggente. Che il veggente chiuda gli occhi, apra gli occhi la strega. Che la strega chiuda gli occhi, apra gli occhi il cavaliere. Che il cavaliere chiuda gli occhi e che tutti aprano gli occhi. Questa notte è morto Melia. No. È una cosa terribile. È un po' che non moriva al primo e turno. Iniziamo bene. E già, non è male. Per Lima Marconi. Ragazzi, iniziamo non bene. Fatevi influenzare dalla partita precedente. Adesso sono uno dei vostri. Sono un villaco. È calla. No, villico. Villico normale, sì, un villaco. Purtroppo sì. In effetti l'aveva detto prima che era cattivo, regà. Sarò sincero. Va buono. Quindi, chiunque è buono,
Venga con me. Venga su me. Beh, il primo turno. Il Requiem per Melia a inizio, arriva la notte, chiudete tutti gli occhi. I lupi aprono gli occhi. Chi vogliono trucidare i lupi? Va bene, che chiudino gli occhi i lupi, terribile. Che il veggente apra gli occhi. Chi vuole sapere? Che il veggente chiuda gli occhi. Apra gli occhi il cavaliere. Che il cavaliere chiuda gli occhi. E che apra gli occhi la strega. Che la strega chiuda gli occhi. Che apra gli occhi il giustiziere. Che il giustiziere chiuda gli occhi. È giorno, ragazzi. È giorno per tutti, tranne per il mio nemico naturale. Dai, no! È morto, no, non ho giocato nulla. È morto Marra. Ah, cazzo, stavo lì. Era buono, era buono. Era buono. Confermato buono. Allora abbiamo confermato buono. Non se ne esce, cioè non se ne esce tanto. Se non sono lui di notte sono morto. Livio Corcagotto. No, perché io ho sentito i lupi, tu, di la verità. Ho sentito i lupi molto, oddio, rapidi. Ho detto sono morto 100-100. Ma proprio lo sapevo. Invece, vabbè, dai, ma avete fatto scontare la partita prima. Bravi, bravi, maledetti. Ok, Livio, prende lei il controllo, dai. Vai, prego, un giro di che cosa siete? È villico. Morto, penso, villico. E anche se fossi altro non lo direi, onestamente. Sì, cioè, porco due. Per capire un attimo come rispondono le persone. Penso che rispondono tutti così. Sì, dillo senza piangere, dai. No! Greve. Greve, sì. Greve. Comunque, ma gli occhiali. Sì, stai bene. Ma poi io... vedere la collezione estate-inverno. Ma lo fai per non farti scrutare l'anima? È davvero magica, cosa fa? Se vuoi io ti faccio scrutare tutta la mia anima, ma sappi che è un caos etereo, è un buco nero vivente, molto nera. Un bel buco però. La fissa per i buchi. Vabbè, ovviamente nessuno immagino che vuole dire qualcosa riguardante il proprio ruolo. Suppongo, non al primo turno. Io sì, sono villico. Ok, una svolta. Io sono il tossico. Ok, con il tossico con i capelli, tossico con i capelli blu. Io sono quello con i capelli blu, tossico. Ma c'è pure le orecchie da elfo. No, quello penso sia lui. Ma chi è quello con le orecchie da elfo? Mi sa che è lui. Beh, lui c'ha le orecchie un po' la dubbo. Cioè, sarà avvistato uno queste partite lupus con le orecchie da elfo. Tu sei quello con i pantaloni latex, secondo me. No, no, io sono scemo con la maschera. Anzi, i pantaloni in latex, questa è la cosa che mi ha incuriosito di più. Chi cazzo era quello con i pantaloni in latex? Sì, non si è mai visto. Non forse non Davide a cazzo è quello che magari ogni tanto li può aver portati, però se li faceva la sicurezza di Davide, quindi basta. Vabbè. Ah, giustamente, giustamente. Le cose del Cerbero. Che cazzo stiamo cose a parlare? Cose specifiche del Cerbero. Sanno loro. Te posso dire? Sanno sì, loro. No, ammazzami tanto. Ma un'altra no, partita no, sul divanetto. Su quello, ah, okay. Su te. Ah, intendevi. Su me? Intendevi, io me li metterei a... i pantaloni in latex. Ah, sì. Non li metteresti i pantaloni in latex, però. Ma in effetti sei uno abbastanza pulito, scialla, raga. No, vi giuro, raga. Vabbè, non sto proprio lui tutto stunnato, Dai, oggi stiamo a giocare al lupus. Sì, dai. Ok, questo è un gioco di logica e non c'è né Melia né Marra. Quindi bisogna che qualcuno vai, che muore, sono parliamo. Troppo pigro, capito? E penso che al secondo turno non ci sia nulla a livello logico da capire. Cioè, nel senso, è morto ma Davide. Allora, o usciamo Davide... tutti i ruoli istantaneamente, così a debotto senza senso. Però o andiamo a dormire. È stata una decisione molto veloce. Sì,
quella sì, velocissima. Papà. O c'è stato un lupo alfa che ha detto Marra. E l'altro ha detto sì. Sì. È stato molto veloce. Cioè, vabbè. Alivio, secondo confermate, te, io non mi ricordo. Invece può essere la scenetta dei loro due che fanno così. Ah, no. Vi assicuro che no, sta botta no, vi assicuro. Un'altra cos'è volta questa no, mossa da insinua. Un'altra però, volta no. Si è messa lì, un'altra volta no, no. È una scena che non è avvenuta, Giorgio. Non è avvenuta. Non è avvenuta assolutamente. Anzi, un'altra volta no. Che ruolo hai, se hai un ruolo? Io sono buonissima. Sono un fiore. Come il pane, la mia io sono questa partita sono un villico. E meno male. Basta. Sì, basta. Mi guardassero veggenti bodyguard e streghe, quello che vi pare. No, vabbè, comunque a parte gli scherzi, non è veramente difficile. Cioè, possiamo arrivare, ma non ci possiamo arrivare veramente. Come la partita prima. Non lo so, solo Livio si ricorda. Io non mi ricordo la cosa delle velocità, delle varie votazioni. Solo Livio ci ha fatto caso. Solo Livio ci ha fatto così caso. Questa è una cosa sospetta ai miei occhi, però magari solo ai miei. La faccetta. Vabbè, vuole dire avanti con questa teoria, solo lui sorriga. Io non mi ricordo chi è stato più veloce. Secondo me è una variabile irrilevante il tempo. Cioè, anche che so due esperti, un esperto, uno che non gli andava ad alzare il braccio. Ha puntato Marra velocemente. Cioè, capito? Può essere semplicemente uno c'ha l'idea chiara, ha fatto così. A livello di posizione ci può essere chi era più scomodo e chi meno. Però chiunque può di lupi aprono gli occhi. Anche perché all'inizio è difficile che ci crei dissenso su chi uccidere. Cioè, nel senso. Soprattutto se c'è Marra. Non lo so, sta teoria e soprattutto il fatto che tu ti ricordi. Bro, poi complimenti se tu ti ricordi ogni turno che è stato più veloce e chi meno. Io in questo caso. Memoria elefantesca. Che ci vuole tanto a capire una cosa del genere, però so ironico, è PD che sei sospetto un po', però io non dico niente, io non dico niente, però mi state molto quindi simpatici. Quindi secondo voi io e Simone e Damiano, mi state molto simpatici, io e Damiano. C'è stata una cosa che è successa e ti dovrebbe far capire che in realtà io sono buono. Però forse non sei stato molto attento, caro giallupo. Cioè, quale mosse c'è stata una cosa? Quale mosse è successo? Pensava di essere morto e ha strippato. Io l'ho guardato proprio perché pensava di essere lui. E mi sembrava uno strippamento genuino. Quindi. Ah, ok. No, io già l'avevo rimossa sta era cosa. Durante il gioco. Ma infatti, non lo sto puntando. Sto solo a D. Manco... Io non lo sto puntando. Sto solo a D. Che mi sembra strano che se lo ricordi solo lui. Ma non è che è un puntare. Non dire. Cioè, io mo non lo voto lui perché non so però che però non mi sembra manco una roba. Ma non voterò lì. Che sia così difficile da essere fatta rapidamente. Perché secondo me, alla fine, non essendoci Meliador, se tu ne guardi. Sai che tu voi due siete lupi che vuoi ammazzare alla fine o Davide o Livio, conoscendo insomma la nostra lore e tutto quanto, quindi mi sembra abbastanza basilare come scelta. Detto ciò, io sono famiglia e non sono un trollino. Ok. Famiglia. No, comunque poi era per dire qualcosa, dato che nessuno aveva niente da dire. No, ma infatti okay. No, ma io non te voglio puntare, io non te voterò infatti. Sto analizzando la situazione. Pure Maggi. Però ho un ruolo femmina, però villica, non è bionda, quindi non penso... non si può più dire. Dai, sennò droppiamo tutte le carte. No, beh, magari non lo sa, te l'abbiamo vietato. No, ma che in realtà poi io sto facendo un ragionamento successivo per sta cosa, che in realtà poi dipende da te. Da lui. Gli occhiali, per favore. Tutto dipende da te, tutto, nel senso... Tutto dipende da me. Bravo. Se effettivamente c'è sto problema teorico, no? Del fatto che sei troppo veloce, no perché sei lento, no perché potresti metterci di meno, perché ci hai messo troppo... Standardizza un tempo tipo di 30 secondi. E invece io non standardizzo niente apposta, in modo tale che sia tutto completamente casuale. Voi non avete la più pallida idea di perché a volte ci metto io di più. Io penso che nessuno ci abbia capito niente. Andiamo a... Esatto. Il master più parlante della storia di Lupus. Capito? Vengo accusato quando parla con me. Bozzi e basta. Cioè immagini, dice un cazzo, prende il microfono e parla con me. Meglio troppo dire quello che vuoi. Oh, allora. Lui può, il cappello. Lui può. Votiamo. E votiamo a partire da Dave. Tu un voti. Dacci una mano. Dacci una manina su. Dacci una mano. È fastidiosissimo. Non ho più pallida idea per adesso, però... Oh, Damiano. Così a spregio. Damiano. Capirai. Adesso non vedo l'ora. Due. Giorgio.
Dave. Oh, ma proprio... Cioè... Gianluca. Vabbè, l'ho votato pure prima, è troppo grosso, Dave. Gianluca. Dave. A tre voti Dave. Dave 3 e io 2, esatto. Mi hanno 2. Gianluca. Quindi 3 Gianluca, 3 Dave, Damiano. Ok. Ballottaggio a 3. Sappiate che Maggi non ci faceva entrare in discoteca perché imbruttiva e butta fuori, quindi questa cosa è totalmente sensata. E io non so da che cosa me devo difendere, che non manco io a diavolo per la seconda volta di seguito. Ma che ne so, io volevo da una a caso. Posso solo dire che due volte de Fifila no. Assolutamente no. Dobbiamo arringare? Sì, sì. Sai qualcosa da dire? Cioè, non so su che arringare perché non c'ho neanche un ruolo importante, quindi è una roba, sono senza ruolo, quindi niente. C'è poco da dire. Fatemi giocare un turno in più rispetto alla partita di prima, non so che altro dire. Ah, io non posso essere ucciso, ragazzi. Perché vi conviene. Oh, se non vi basta, fate parlare Gianluca e poi chiedete. Non c'ho nulla da dire. Volete ammazzare, ammazzate. Mi so perfettamente una pedina. Vi serve? No, ok, no, vabbè, si intuisce. No, non vorrei... Vabbè, dai. Boh, raga, ammazzatemi. Ammazzate. Votate! No, ammazzate. Votate a partire da Giorgia. Gianluca. Dave. Damiano. Gianluca. Damiano. Ce l'abbiamo. Quanto state? Ottimo. Gianluca. Gianluca viene trucidato. Ho passato il primo turno. Gianluca si è sacrificato per te, Damiano, ricordatelo, ricordatelo. E con questo rimorso che tutti vadano a letto. Al lupus si cresce, non sempre tutto va come uno spera. Che i lupi aprano gli occhi. Chi vogliono uccidere i lupi stanotte, che i lupi chiudano gli occhi, che il veggente apra gli occhi. Di chi vuole sapere il veggente questa notte, che il veggente chiuda gli occhi, che li apra la strega, la strega. Di chi vuole sapere la strega. Che la strega chiuda gli occhi e che li apra il cavaliere. Chi vuole salvare il cavaliere questa notte? Che il cavaliere chiuda gli occhi e che li apra il giustiziere. Vuole sparare, signor giustiziere? Che il giustiziere chiuda gli occhi. È giorno! È giorno! E con giubilio di tutto quanto il villaggio, questa notte non è morto nessuno. Ottimo. E
Ottimo. Se il cavaliere dice che ha salvato, già sono due persone safe. Se la gente allora, inizia un po' a dire chi ha visto, abbiamo altre allora, aspetta, persone. Secondo me, safe, oltre si, a lui. Si deve rivelare uno dei due. Una cazzata, è morto solo Gianluca. Aspetta, aspetta. Punto, una cazzata che Lupo. tutti i ruoli no, sono no, no, cazzata, no, no. Se lì. Secondo me, solo uno dei due. Eh? Se è al massimo uno dei due. Se no, siamo alla situazione di prima. Vabbè, il cavaliere no. Il cavaliere, sta zitto. Il veggente, non lo so. Se voi lo rivelereste. È un po' più da Lupo dire fatevi tutti fuori, no? No, vabbè, il cavaliere no, è troppo rischioso. Però adesso siamo nella stessa situazione di prima. Se non facciamo nulla, mo, Villici, questo turno bonus posso è inutile. Posso dire una cosa ai Villici? Lui ha dichiarato un ruolo? Lui è stato difeso? Secondo me. Potrebbe essere una teoria. Secondo me. Magari è stato puntato dai lupi e il fatto che è stato difeso conferma che lui è veramente buono e che i lupi l'hanno puntato. Ok. Anche perché non c'era l'indemoniato, no? Sarebbe giusto la strega. C'è la strega, ma la strega fa cose vabbè, diverse. Però i lupi non sanno se tu sei la strega o no, eh? No, questo se no. Se dici un ruolo potrebbero pure esatto. Puntarti i lupi. Sì. Però comunque non è un lupo. Se hanno puntato lui è stato salvato lui, sempre. Sì, è sempre un sì. Sì, però è in teoria la cosa più... Non lo volevo dire, però è la cosa più logica, sincero. Può essere la strega, comunque, ricordiamo. Sì, cosa. Sì, cioè, sì. Cosa poi, tra l'altro, sto pensando perché se lui è stato difeso, vuol dire che ti sei... Insomma, dovresti essere il veggente o quello che spara. Quello che spara, secondo me, si può anche dire. In realtà si può dire anche se sei... Però se dicendolo ti escludi dal fatto io sono un cavaliere. Quindi in realtà è un po' complicato. Però sarebbe utile se... Vabbè, ovviamente se qualcuno avesse visto i lupi l'avrebbe secondo detto. Secondo me solo se il veggente avesse visto i lupi sarebbe stato veramente... Però vabbè, in realtà già dare una persona safe oltre a se stesso, le probabilità che esatto. Sia morto sono poche, doveva essere Gianluca, ma non credo. Pure Marra è morto, è vero. Però vabbè, se esce è buono. Erano, non stiamo come prima. Ho guardato Marra e Simone, Marra è morto e Simone è buono. E nessuno mi verrà contro perché sono io. 100-100. E se ovviamente neanche i morti mi voteranno perché sono il veggente. Quindi tu hai visto Marra? Marra al primo turno e poi è morto subito dopo. Marra aveva Marra aveva un ruolo? Aspetto. No, io non vedo se hanno un ruolo, vedo se erano i lupi e è morto. Ok. Però vedi pure le streghe. Cioè vedi se la strega è un lupo, quindi Simone è buono. Sì, no, nessuno male, dei due è proprio. Io stavo iniziando a sospettare di te, già me lo devo no, no, Simone io buono. Sospetto ancora di te. Simone è buono. Sono buono al 100%. No, io non sospetto più di te, però ma io sì di te. Ok, ma sei te quello che ha detto, cavaliere, esca! Io voglio vincere, lui l'ha detto, ma l'ha detto in buona fede perché lui è buono. Va bene. Ok. Beh, quindi, a questo punto direi che... Mister, usi lo scudo. Certo, cavaliere protegga Damiano. Raga, io so tu buono. Sì, sta partita. Io so buono. Minchia, io so buono e lui è buono. Voi non se sa. Voi non parlate. Lirio, secondo me vorrei è buono. Sentire un po' questa diavola. Ma cioè, bisogna dire un po' di cose. Anche perché il lupo è Giorgio e chi io è l'altro? Io non sono un lupo, non fate sta cazzata, ve lo dico subito. Questa partita già sta tiragliando. Lo so, io posso dire che non ho un ruolo, ma sono buona e sto cercando di capire. Quindi non dici nulla. Essenzialmente no. Mannaggia. Qualche intuizione dell'ultimo momento? Qualche volto sospetto? Dave forse pure anche secondo però, me. Però pure Maggi pure. Perché sta troppo taciturno. Però potrei dire la stessa cosa di me in realtà Sì infatti è un po' cioè... Non lo so. Maggi? Discolpa di me stesso della cosa del ogni volta succede questa, ogni situazione. Stai troppo zitto, poi muoio, non so niente. Stai troppo zitto, non so niente. Stai troppo zitto, io sto troppo zitto. Non è che sto troppo zitto. C'è un microfono, lascio parlare agli altri, quando mi arriva il turno parlo comunque. È il tuo momento. Esatto. Per quanto mi riguarda, effettivamente io confermo la teoria di Dexter. Pure secondo me hanno puntato Damiano,
hanno sperato che non ci fosse il cavaliere, nel senso che magari il cavaliere o era Gianluca o era Davide, là magari hai colto un rischio, hai rischiato e ha rischiato, gli è andata male perché il cavaliere è ancora vivo e il cavaliere secondo me ha difeso Damiano. Questa è la teoria, insomma. Diciamo che è un divano che ha un po' tutta la stessa teoria. Direi che hai detto un po' una ovvietà, nel senso corri sempre un rischio nel momento in cui... Dimmi una non ovvietà. I lupi fenomeno. Nel momento in cui indicano qualcuno corrono sempre un rischio. No, però nel senso effettivamente quella cosa che lui ha detto, che hanno voluto colpire per col rischio su Damiano, cioè che effettivamente è stato quello colpito, secondo me 100% i lupi hanno colpito Damiano. Noi diamo per scontato. Allora, dimmi, noi non lo sappiamo. Allora scusami, tu visto che sei sommo, no, e boundless, io sto solo dicendo che non lo sappiamo. È una possibilità. È possibilità. Lo stesso discorso di prima. I lupi potrebbero aver colpito lui perché si è dichiarato con un ruolo, così come per lo stesso motivo potrebbero non averlo scelto. Potrebbe essere anche lui un lupo, pentì. Io infatti sono molto... Voglio vedere bene che cosa votano i morti. Che il cavaliere salva una persona. No, io non, a caso non sono il lupo perché... Ti ripeto. Sì, no. Sì. No, sì. No, raga, io sincero, non posso essere un lupo perché anche i morti non mi voteranno, ovviamente, perché... Posso fare una richiesta e a so giro? E so che Simone è buono. Per chiunque. Cioè, secondo... Anzi, chi vuole rispondere, se no è una votazione. Secondo voi chi è il più sospetto? Qua dentro. Per me è Dave. Sincero, pure io c'ho. Ah, ragazzi, invece di fare però questo, parlate, ve la ripropongo, allora, ve la ripropongo al contrario. Più che, scusami se ti interrompo. Tranquillo. Ditemi chi dovrei secondo voi guardare stanotte. Guarda Giorgia. Me. O Dave. No, guarda me, visto che mi ha tirato mezzo tu, mezzo Valeria. Io ne ho due dei occhi, guarda me perché io faccio parte della famiglia. Non sono un trollino, guarda me. Così almeno se leviamo sta cosa, una volta che voi dice però. Ok. Okay. Veramente non voglio più, quello è grosso, quello non parla, quello è... basta. Ok, vai. Dave e però poi una cosa Giorgio. Posso dire, a sensazione secondo me Gianluca era cattivo, ma non so se era il lupo o la strega, ma a sensazione mia era cattivo. Perché guardandoci intorno c'ho vibes. A me non mi ha date vibe da cattivo, te posso dire. Sì, però... ma tutti gli altri, cioè, te le danno tutti gli altri. A parte che c'è sospetti su me, vabbè, su Dave, vabbè. Però... Un po' Dave... come ho già detto, basta, onestamente. Forse i dubbi che avete dei maggi, credo. Ok, i dubbi che avete magari con le votazioni verranno meno. Vai, iniziamo a votare da Gianluca questa volta. Damiano. Da me? Ok, mi ha dato del microfono, dai. Dave. No, se posso, ragazzi, tranquillo. Sì. Che mi guardi, Valè? Valerio. Ma quanti sono i voti, scusate? Valeria. Sono morto. Scusate, Dave. Livio. Dave. Dexter. Dopo da pure io. Ah, eh. Potrebbe cambiare tutto. Dexter un voto. Dexter 1, Livia 1. Porto Dexter perché Damiano non ha senso. Io sì, sono stato pezzo. Io penso ho votato te perché non sapevo che cacchio votare. E se vedi, me la sono presa in quel posto. E ho votato, vabbè, Livio, sono buono. Ho votato Livio perché è sport. Esatto, me la sono presa in quel posto. Non voterò mai più Livio. E ho fatto la teoria appunto su Damiano del fatto che fosse il lo stregomegacchio si chiama, il veggente.
e che è stato difeso dal cavaliere. Sono un villico buono, non può tale. Siete uno della famiglia. Come famiglia. Famiglia, 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 scusate. Ah, ci sei te! Ci sei te, amore! I coglioni vanno sempre in coppia, no? Infatti siamo insieme. Infatti. Vabbè, mi rendo conto che per i miei concittadini questa deve essere una situazione delicata, perché siamo comunque ancora agli inizi, ci sono pochi indizi. E... no, ma come presidente degli Stati Uniti. Parla al microfono. Vero? Vabbè, che dire, purtroppo io mi rendo conto di avere delle fattezze o dei comportamenti estremamente molesti che suscitano forti dubbi. Che comportamenti molesti hai avuto? No, non lo so, però forse le mie fattezze sono moleste, insomma, così un po'... Però posso dire che sono un villico qualunque, se volete mi sacrificherò per la causa, però insomma vi ritrovereste con un cittadino in meno. Fate i hobby. Detto ciò, io l'ho detto dall'inizio, nonostante c'è qualcuno che mi voglia buttare in mezzo a tutti i costi, ho detto sono famiglia, non sono assolutamente un trollino, però non sono neanche importante, cioè nel senso non ho un ruolo, quindi mi sono offerto di essere passato da GX, dal veggente tranquillamente già da prima, quindi questo non lo so in che modo sia sospetto, anzi non so se voi potete parlare, possiamo parlare soltanto noi, vorrei chiedere dopo, magari ditemelo se morirò io. Cosa mi rendeva sospetto? Questo vorrei sapere. Questa è una roba che... Quello è Simone che trolla, 100%. Votiamo! Votiamo. E Dave? Ma ha votato Dave? Votiamo! Va bene, me lo ricordo. E votiamo a partita da Livio. Valeria. Non ce l'hai con sto microfono, Valeria. Valeria. Stanno tutte, state tutte e due la coppia, no? Dave. Troppo grosso, zio. Valeria. Dave. Con tre voti, Valeria viene falcidiata, il suo cadavere viene messo accanto ai resti. Falcidiata. Accanto a quelli di Gianluca. È notte, il gioco continua, ragazzi. E che i lupi aprano gli occhi. Chi vogliono uccidere i lupi stanotte? Che i lupi chiudano gli occhi. E che li apra il veggente. Di chi vuole sapere l'identità stanotte il veggente, che il veggente chiuda gli occhi e li apra la strega. Di chi vuole sapere l'identità la strega, che la strega chiuda gli occhi, che li apra il cavaliere. Riuscirà a ripetere l'impresa, che il cavaliere chiuda gli occhi e li apra The Justice. Che il giustiziere chiuda gli occhi e che tutti aprano gli occhi. Questa notte è morto Maggi, ma non solo, perché è morta pure Giorgia. E non solo, perché hanno vinto i villici! E dai, e pow! Un grande colpo! Mamma mia, 007 sì, Santoro! Sì. Allora, Gianluca, immagina i lupi. Oh. Dave era la strega. Guardalo! Che è successo? Era la strega. Porca Madonna. Sì, ha un ruolo. Buono. I ruoli buoni. Te sei te il ruolo cattivo. Io ero il cavaliere. No, lui ti ho salvato, Damiano.
Io pensavo. E tu mi avevo dato. Se uno non ha mai pensavo che mi segnalasse i compagni di squadra. Io ho voluto ammazzare lei perché avevo sgambato. Non c'è capito un cazzo. Vabbè, doveva andare ma così. Tanto, io appena aperto gli occhi ho fatto così. Guarda che pezzo di fango. Io manco l'ho guardato, Maggio, ho fatto proprio così. Comunque mi fa troppo ride Veggente e Lupo subito. Quando io sono Lupo, ma pure la strega. Pure la strega, ma pure la strega. Ho preso le cappelle in faccia di tutti. È incredibile, ragazzi. L'unica persona Gianluca. Ok, ragazzi, abbiamo fino alle 23. Livio, io ti ho protetto. L'unica persona della notte che non ti ha indicato è il cavaliere. Ti hanno indicato tutti i ruoli, bellissimo, tranne il cavaliere. Quindi sei morto e sei stato visto sia dalla strega. Sto sul cazzo a tutti qua dentro, mi sa che c'è qualcosa che mi dovete dire. Che avrebbero ammazzato Livio. Ho detto fammi lo proteggio che già non ha giocato prima. Beh, no, ringrazio. È rischiato. Il personaggio è muto, assolutamente. Quando io sono Lupo, assolutamente. E Marra su quelli che ammazzo prima. Vi ancora che mi schiamate voi due, dei, a maggior ragione. Lupo, punterò pure lì. Lupo Maggi, Lupo Gianluca, strega, gente, giustiziere e cavaliere. Cavaliere chi? Giorgio. Che infatti l'avano capito perché l'hanno ammazzato. Grazie Eric Dufer. Veramente ho scammato la strega, non ci ho capito veramente un cazzo. Fa giocata tutta al contrario. Però posso fare una domanda? Grazie, perché Dufer. Hai chiesto di farti vedere come difesa, diciamo? Tu dici nel dubbio non mi guarderà. Perché ero convinto lui fosse Lupo. Allora gli continua a dire: guarda, sono dalla squadra tua, sono dalla squadra tua, perché pensavo lui fosse Lupo. Niente. Tu comunque hai visto Dave? Bravo, io pure non l'avrei visto a quel punto. E avrei sbagliato in realtà perché era la strega. Però dico, se me lo dice con questa, nel dubbio me levo un altro. Ci sta. Io pure l'avrei fatto uguale a te. Quando ha spiegato la strega sono andato nel panico. Infatti te l'ho pure richiesta. Se Simone non colpiva alla cena, e nonostante questo non ci ho capito perché stava agitando. L'ho vista a Giorgio. Il ruolo che non ho capito un cazzo. L'ho fatto a caso. Grazie, 10 sub. Grazie. Paola. Ragazzi, sabbatevi con Prime che è gratuito. Non costa nulla, ragazzi. Un piccolo sub non costa nulla. Non costa nulla, ragazzi. Ma fa sempre con Prime, però a voi non costa nulla, ma per noi è tanto, è molto importante. Allora, chi dona almeno 15 sub decide a chi passo il cappello per la prossima partita. Decide chi masterizza. In realtà potrei masterizzare 15 io, sub, potete volendo scegliere chi masterizza. Ci sta, dai. Attenzione, altri 5, grazie Gianni. Grazie, top supporto per Lupus. Dai, ce la possiamo fare, ragazzi. Dai, siamo contenti che vi piaccia così tanto ogni settimana praticamente Lupus. 18. Una volta a settimana, ragazzi, cioè, è stupenda sta cosa. La chat. Ragazzi, lo, grazie a tutti. L'ho deciso io, cioè la cosa mi alleggerisce. E altri 5, ma ci sta, sai. Grazie, ci sta, Sì, non sono stato costretto, tranquilli. Perché tu ti chiedi, grazie, Riccardo. Sei? C'è un microfono rotto, parlerò magari alla prossima. Ma dovremmo cambiare un cavo. Marco, regà, tranquilli, sta meglio. Sta meglio stasera così, lo vedo più rilassato. È più, addirittura quindi è venuto prima per mettere il banchetto del masterizza. Poi se volete che masterizza Marco, basta che donate 15 sub, no? L'ha fatto per i livelli di stress dell'orologio, capito? Per abbassarli. Nanni, grande Nannone, grazie. Come andiamo, ragazzi? Ci siamo, 100. 100. 100. 100. Davvero? Ole, boom. Siete degli ottimi top. Degli ottimi titoli di coda. Era chi ne dona 15. Però potremmo fare pure un sondaggio, un chat. Sondaggio. Per chi se vuole propone come master. Chi è che si vuole propone come master? Ne possiamo mettere a salutiamo 5. Ovviamente Livio che l'ha fatto. Sì, sì, sì. Allora si propone Luca, Simone. Se volete e Davide. Io vorrei giocare, ma se volete. Chi altro metto, vuole fare il master? Vai, Damiano 4. Luca, Simone, Marra. No, io voglio giocare. Ok, vabbè, allora dai, pure giocare tra loro quattro. Fate un sondaggio tra loro quattro. Dai, fate con loro quattro. Simone, Damiano, Marra Luca. Ok. E io Simone, Davide, Luca e Damiano, perfetto. A chi passo il cappuccio qua. E torna a me alle door. Ma che d'altro, questo cappello vedanno pure una pentola piena di sordi, cioè guarda che è una cosa. No. Pure più 4 intelligenza, è vero. Poi però te lo vogliono in culo a tutti, devi stare attento. È un problema. Vita corta, so come i doni della morte. Come mai non parte il sondaggio? Moderatori, se ci siete, vabbè, nel frattempo parliamo di quanto fa schifo Star Wars. Ecco.
Anzi, io ho iniziato a guardarlo tipo recentemente. Quanto non ti è piaciuto? Mi sono visto il primo film, è piaciuto? Episodio 4. Comunque io vedo la chat che è tutta concentrata su Dexter, sta, dico, vabbè, non lo so, se vogliamo farlo comunque. Mentre lo guardavo, di tutti Luca. Mentre lo guardavo, sì, osservavo più cose, nel senso, calcolavo. Dai, un sondaggino da un minuto, che ci vuole? Non c'è un moderatore in chat. Non esistono moderatori. Dai, Dexter, Dexter, dai. Dexter, vai, vai, Luca, vada. Si dai, mette il cappello. Come vogliamo, sta il cappello. Vogliamo mettere sta un altro cappello. Ruolo. Vogliamo mettere un altro ruolo. Cambiamoli, vai. Che ne so, tipo Ermatto c'è stato. Leviamo la strega, mettiamo l'indemoniato speciale. Dai, l'indemoniato speciale. Ma mettiamo pure Ermatto, no? Troppa caciara, dite. Un po' uno scherzo. Il midomane qual era? Ah, bello, c'è stava. Il mitomane. Lo dico che sta mica quello che al secondo dai. Turno può dittare il ruolo. Se no, lasciamo le stesse per non incasinare. Scusami, è con levare la strega e mettere il monito speciale? Se può fa? Ok, date il microfono a Meriador. Così spiega l'indemoniato speciale, che è carino. Ok, allora, vabbè. L'indemoniato speciale, allora, i ruoli sono quelli di prima. Ma con l'indemoniato speciale inizia che gioca da villico. Continua a giocare da villico per tutta la partita, a meno che non venga ucciso di notte dai lupi. In quel caso, invece di morire, diventa lupo pure lui. Ok? Che vuol dire? Vuol dire che alla fine di ogni notte tu, come ultima cosa, devi fargli aprire gli occhi. Perché se l'hanno ucciso gli dici sì, perché è diventato lupo. Se invece non l'hanno ucciso gli dici tranquillo, sei ancora un villico. Occhio, perché finché non diventate lupi, voi vincete coi villici. Non è che già vincete coi lupi a prescindere. Quindi cambiate fazione effettivamente. Ti cambia ruolo alla morte. Muore al balotaggio. È morto e basta. Solo se l'ammazzano i lupi diventa lupo. Esatto. In quel caso viene detto non è morto nessuno. Capito? In quel caso non muore nessuno. Non muore nessuno. Certo. Se esatto. Metti caso che l'indemoniato speciale viene ucciso dai lupi, quando ritorna il non giorno muore nessuno. Devi dire, non è morto nessuno. E poi là ovviamente, il dubbio. Ovviamente. E quindi rimane il veggente. E scala, poi abbiamo scala. Cavaliere e giustiziere. Ok? Qua se vuoi. Ah, quindi la strega non c'è più. Non c'è veggente. Speciale. Farò casini, ragazzi. Il veggente è veggente normale o detective? Ragazzi, ma se sono lupo per la terza volta, che bello. Ragazzi, attenzione con i punti rana che possono portare all'utopatia, non abusatene. Però fate una sub, una piccola sub che a voi non costa nulla con Amazon Prime. Però per noi significa tanto. A meno che non abbiate un codice affiliazione per i punti rana, allora a quel punto è tutto regolare. A carta rana. Quanta percentuale di sconto? Vabbè, non lo so, lupo 10, dai. Per avere il 10%. Ma Dexter, stanno di tutti che farà il casino, invece io credo in Dexter. No, ma che casino, guarda che esperto. Oh, finché c'ho il foglietto va bene, se non c'era il foglietto facevo casino. Parla al mic, bene. Col foglietto non faccio casino. Senza foglietto lo faccio. Fiducia in Dexterone. Non votate Livio, grazie. Tanto sono gli stessi ruoli di prima. Non c'è la strega. Quindi il veggente, se mi fa una domanda, gli devo solo rispondere sì a un ruolo o no a un ruolo. No, sì, è un lupo. Lupo diretto. Ah. Diretto lupo proprio. Hai visto? Ho fatto bene a chiedere. Chiedi sempre. Allora, chiedi un recap. Allora, il giustiziere che ha la carta del criceto indica una persona, spara un colpo, quella persona muore. Il cavaliere, vabbè, protegge, ok. L'indemoniato speciale, tu chiamalo per saperlo. Se viene ucciso dai lupi, diventa certo. Un lupo e va bene. E non è morto nessuno. Il veggente ti indica una persona, tu fai sì se è un lupo, no, qualsiasi altro ruolo. Allora. Ovviamente tra questi lupi rientra l'indemoniato se si è trasformato. Se non si è trasformato, no, è ancora un villico. Ok. Ci siamo. Lupi, vedete ragazzi, lupi, vedete, veggente, qua. Sparatore, cavaliere. Ok. E indemoniato speciale. Perfect. Occhio che per te lo scam più probabile è che a un certo punto l'indemoniato speciale diventa lupo e certo. Poi lo guarda il veggente. Devi stare attento a cosa gli dici al veggente, perché se l'hanno già ammazzato lo vede come il lupo. Se non l'hanno ancora ammazzato, se avviene lo vede come la buono. Stessa notte, come funziona? Se avviene la stessa notte, lo vede come il lupo.
Aspetta, però. E per prima cosa i lupi uccidono. Se no, esatto. Ok, allora, allora occhio all'ordine, perché se succede il contrario. Beh, sempre prima i lupi, sempre prima. Perfetto, lupi. Sempre prima i lupi. Lupi lupo, primo, così cavaliere. Stai tranquillo. Così se l'ammazzano, la gente lo vede. Perfetto. Sparatore, anzi, veggente, sparatore. Sì, sì, sì. Sì, sì, tranquillo. Vabbè, indemoniato. Siamo pronti! Siamo carichi! Dai, yeah. Cala la notte! Devo interpretare, scusate. In questa fetida serata ci sono dei lupi arrabbiati che adesso devono aprire gli occhi e si devono riconoscere tra di loro e devono far riconoscere a Dexterone. Lupi, vi siete riconosciuti o no? Sì, si sono riconosciuti. Lupi, chiudete gli occhi. Benissimo, benissimo. Il cavaliere mi faccia vedere la sua enorme spada. Il cavaliere. Sì, 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 palesi, cavaliere. Ho visto l'enorme spada del cavaliere, era maestosa. Fantastica, fantastica. Prego, prego, prego. Come terzo giocatore speciale chiamiamo il veggente, il maghetto o la maghetta, che stanno facendo un sacco di magie. E chissà queste magie, se saranno magie buone. Sicuramente sì, perché il veggente gioca e buoni. Poi c'è uno che c'ha, uno c'ha la spada, questo c'è la pistola, il pistolone. Si palesi colui che ha il pistolone. E infine si è palesato ultimo, ma non ultimo, quello che non si capisce niente, che dicono che mi farà sbagliare. Si palesi l'indemoniato, mi faccia vedere chi è. Benissimo, 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 benissimo. E l'alba, c'è l'alba e hanno ammazzato Dexter. No. Grazie Lupi, hai fatto troppa cagiara. Grazie Lupi, ho fatto comunque mi piace questa interpretazione sotto le righe, insomma. Ah ragazzi, top, io direi che potete uccidermi stanotte, come di consueto. Il okay, veggente allora può guardarmi, fate un po' come vi pare. Vabbè. Secondo me se mi uccide adesso è uno scam, perché la chat ha palesemente donato soltanto per farmi rimanere vivo e farmi giocare. Mazzo. Ti appelli proprio alla, sì, alla chat. Sì, sì. No, mi appello a voi che vi appellate alla chat. Cringe, però ok. Vediamo se sopravvivrai. Guarda lì. Vediamo se sopravvivrai. No, vediamo, vediamo, vediamo. Pensaci molto bene, Meneto. Siete responsabili. Pensaci molto bene, perché quello che ha detto, lo sai che ti ha fatto entrare in un tunnel oscuro. Luca, forse dovresti tacere, visto che è un po' un conflitto di interesse. Senti chi me lo dice, guarda, il morto più parlante della storia di RuPaul. Taci, cretino. Non tacerò mai. Taci, 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 di notte. Taci, no, non stai giocare, Gianluca, non stai giocare. Madonna, quanto amo questa scena, ragazzi. Vabbè, direi che possiamo andare a Ninna, dai. Buonanotte. Ciao ragazzi, è stato un piacere essere nel villaggio con voi. Speriamo Marra questa notte questo giorno, anzi, è durato pochissimo. E incombe la putrida notte tra di noi. I lupi si risvegliano, ululano, sono arrabbiati e mi devono indicare chi vogliono uccidere. Proprio morto! Secco! Pem! I lupi hanno preso la loro decisione, chiudano pure gli occhi, perché adesso è il turno del cavaliere! Signor cavaliere, chi vuole difendere questa notte? Ci dica, signor cavaliere! Tiri fuori il suo scudo, dopo aver tirato fuori la sua spada, ovviamente! Tiri fuori il suo enorme scudo e decida chi vuole difendere. Poi abbiamo lo sparatore folle, che decide se sparare un colpo o no, pam, 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 oppure niente, è andato a fatto cileca. Non si sa, lo sapremo o non lo sapremo, vedremo. Poi abbiamo ovviamente il veggente, che ci può indicare chi è un lupo o chi non è un lupo. E abbiamo deciso, si sta cominciando a fare giorno, c'è un corpo agonizzante, possiamo riaprire tutti gli occhi.
E il corpo agonizzante, purtroppo, ahimè, è quello di Meliador. Mazza. Maledetti. Bellissimo. Maledetti. Vabbè, adesso non è cambiato niente, però chiama sempre l'indemoniato a fin turno. Sì. Ah, ok. Perché gli devi dire anche se perché altrimenti se lo chiami solo una volta, la gente capisce che è quella volta. Ok, sì, sì. Chiamalo comunque pure. Ok. Ok. Ah, e altra cosa, se il cavaliere lo salva comunque si trasforma, perché potrebbe succedere. Sì, il cavaliere lo salva comunque si trasforma. Ok, questo è ottimo. Perfetto. Ok. Livio ha qualcosa da dire. Ok, gli sta bene, cioè sono sufficiente questo. Non so. Certo, strano che il cavaliere non l'abbia protetto, posso dire? Cioè, sì, è strano. Secondo me ha protetto me. Però è anche un po' sbagliato perché, cioè, proprio due lupi infami mi avrebbero ucciso nuovamente la prima notte. Non credo che ti avrebbero ucciso di nuovo, dai. Sì, se fanno un sacco di infamate, Lo so. Sì, però tipo ammazzare Meliador dopo che la chat ha votato un sacco quello, di quello, oppure hanno detto per il meme. O ammazzare Mara Duarte, cioè sarebbe stata sempre infamata comunque. Si ammazza a te, si ammazza a me. Infatti, io vorrei dare una svolta alla partita perché tanto non abbiamo informazioni. Ok, allora mi cago sotto perché probabilmente morirò. Sono il veggente. Questa notte ho visto Giorgia che è lean. Ho fatto proprio palombella. Ho visto Giorgia che è pulita. Mazza, droppi così. Eh sì, e perché se muori poi che fa? No, c'è il cavaliere vivo. Dici? Dico, non è morto nessuno. No, in realtà ha molto senso. No, io ho alta probabilità di morire di notte. A meno che non vabbè, secondo comunque, me ragazzi, non hai fatto. Potenzialmente, no, chiesto d'essere ragazzi, protetto. Comunque sia, a parte che essere protetto, comunque sia, poteva essere o veggente o cavaliere. E l'accollo che i lupi provino ad uccidermi con la paura che esiste, che c'è il cavaliere. Mi fido di te. Va bene, me l'accollo. Io mi fido di te. Però almeno abbiamo due confermati, se no andiamo a cazzo di cane. Facciamo così. Prego. Io mi vedo sospetto, sto turno non lo so. Io voterò Dave. Voteresti ora Dave. Io vi anticipo, regà, che se mi guardassi all'esterno sarei sospetta. Io vi anticipo che voterò Dave. Allora guardami sto turno. Anzi no, guarda, perché se muoio adesso è inutile. Davide dovrebbe guardarti. Però non farò in tempo. So. Hai visto Giorgia, quindi. Aspetta, perché ma per il meme? Meme, no, non c'ho nessun sospetto. Vabbè, però Dave gli altri turni era vero, sospetto, ma comunque ho giocato per i villici, quindi ho la grande. Non dici niente. Speriamo, Simone, che Meliador oggi era un villico. Sono un villico. Cerchiamo di capire. Sono un po' sospetto, Simone, lo sai. Sì. A pelle. Però è sempre quella cosa alla Rubino. A pelle. Sono villico totalmente. Nella tranquillità più totale, villico. Allora ti voterò sperando che non vadano nel ballottaggio ruoli importanti, se no voterai in quanto cioè morirai in quanto sacrificato. E allora stai a fare una cazzata. Ma no, perché se mi credi, cazzo mi voti. E io sì, chiamatelo come volete, no? Sarà l'istinto. Io non lo so, cioè se sei un villico preferisco più buttarti fuori così almeno sono sto assolutamente un villico. Il voto su di me è sprecato. Sono utile a voi. Per capire. Su voi. Le cose su noi. No, no, va bene così. Se muoio di notte, Simone è molto sospetto comunque. Non abbiamo raggiunto niente. Perché sono l'unico che t'ha accusato, però lo volevo fare adesso, così se muoio. Ok. Scusami. E comunque io sono villico. Vabbè, se è un minimo intelligente non ti ammazzerebbe mai, se fosse lui. No, cioè, però vabbè. Tanto sono villico, quindi non vabbè, sei useless. No, volevo buttare un po' di perché qua se no nessuno, cioè nessuno aspetta su nessuno. Immagini. Nessuno su nessuno, ragazzi, cioè stiamo a sto livello. No, io ho Valeria come sospetto. Ok. Che già la vedo un po' guardinga, ma un po' io così. Posso parlare con sì, Davide. Scusa. No, mi piace parlare con Ma perché Giorgia? Cioè da Davide Marra io mi aspetto Simone? Meliador? Vado a caso, sì. Vabbè, è il suo istinto. Simone, sentire, scusa, mi sei però Giorgia safe comunque, una buona informazione. Ragazzi, a parte il fatto che Giorgia è la più forte in assoluto a lui. Assolutissimo, non sto scherzando. Quindi mi voglio subito levare il sospetto. Ah, è una battuta. Secondo me Meliador, Giorgia e Alex sono i più forti. Quindi nel dubbio ho detto loro. Vabbè, no, Rubino, aspetta. Rubino è l'altro ieri.
Rubino è proprio il go. Rubino però è tipo Mewtwo, capito? Dicevo che è il più forte, però vedi una volta. No, io voglio sapere perché Giorgia mi confonde sempre, perché gioca allo stesso modo, da cattivo e da buono. Quindi mi voglio levare subito il sospetto. Gli altri a volte li becco con non verbale. Ma guarda, non so, che, cioè, guarda che stare, ottimo Mo sta già in esclusione de due persone. Più che altro vive, io ottimo. Tanto sono sempre a rischio. Tu devi sperare che Meriadon non era il però, cavaliere. Tanto non ha senso uccidermi uguale da lupo. Adesso, statisticamente. Poi se muoiono uccide, bella, rischiano che mi salva il cavaliere. Ma sprecano un turno, è stupido. Quindi non ha senso. Rischi così, uno morto, hai beccato il cavaliere, wow. Poi se vogliono farlo, facessero. Se il cavaliere è vivo me lo protegge e buttano un turno, va bene comunque. Non ho molto da dire, ragazzi. Valeria, se vuoi dire qualcosa. Non lo so, effettivamente sì. Io da lupo non penso che attaccherei Davide. Però effettivamente non lo so. Non mi sono fatta un'idea molto, molto precisa. Giorgia non mi dava sospetto, però come dici tu effettivamente è molto brava a giocare, quindi ci può stare. E non lo so, vediamo. Nessuno dice che Davide sta di cazzate? Ok. Votiamo! Anche perché non c'è l'indemoniato. C'è l'indemoniato speciale, sì, è speciale, ma adesso è villico, quindi gioca da villico. Non c'è neanche la strega. Siamo a Dave. Allora, perché mi hai anticipato, allora non lo posso più fare. Perché mi hai scammato la gag, maledizione. Allora devo votare l'unico più grosso di te dentro sta stanza, Damiano. Oddio. Ecco, mi hai scammato il voto. Perché anch'io voto Damiano. E dai, va là, ammazziamo Damiano. Dai, serio, ma no, cioè, questo meme è un meme, cioè tu proprio, cioè, nozze quando mi votano, vedi l'ora. Sei pure geloso del microfono, ti allunga la mano, la sposti. Però voti me, che cazzo fai? È morto! Beh, vota un altro, chiudi l'occhio e punta, ma che mi voti a me? Livio. Ottimo. Direi che l'ho trattato quindi bene. Quindi 2-1. Sì, no, ma infatti sono d'accordo. L'ho trattato bene troppo. Capelli blu. 2-2. Da tossico. Simone. 2-2-1. Livio. Ah, 3-2-1. Valeria. Attenzione. Damiano. L'altro oltre Simone che sta un voto. Solo Valerio e Simone se possono cercare. Livio. Livio. Damiano. 4 e 4. Vai. Il microfono al master. Il ballottaggio ovviamente tra Livio e Damiano. Esponete le vostre arringhe sul perché siete innocenti. Vai. Che hai un ruolo? No. Tu? Io sono un tossico. Sì, ok. E quindi tra qui, no, a poco sto, ci lascerai, sto andando, a prescindere. Sto andando un po' a caso. A esclusione. Ah, io lo chiamo caso. No, io vado a esclusione. Se sono qui è caso. Sto andando a esclusione. Ok, e cos'è che ti ha fatto escludere? Cioè, che non ti ha fatto escludere me? Perché gli altri mi sembrano un po' tutti safe. Forse su Simone c'ho qualche dubbio. Qual era il dubbio su di me? Sei stato zitto. Grazie al cazzo, ti tieni il microfono, tutto il mio tesoro. Sei tutto un ma po'... non è vero. Sei, cioè, tutto un po'... Ti allunga la mano, te giri. Ho dato fastidio sta cosa. Sì, ma un po' sul personale l'ho presa. Poi mo che sto pure qua... Però dai, no. Va bene. Vabbè, qual è? Cioè, perché io sto qua? Cioè, e perché io sto qua? Tu stai che qua cazzo per... di domanda è? Tu stai qua perché mi dai del sospetto. Allora anche tu. Signori!
Cioè, ma che vuol dire? Top meme di Spider-Man questo. Bravo. No, vabbè, io non ho un ruolo, però diciamo che tra ma io tutti... sto qua perché sono secco, che mi ha votato lui. Pure io sono secco. Vabbè, è il bullismo, ragazzi, stiamo parlando di bullismo. Io ripeto, se volete uccidermi, mi potete uccidere, io non ho un ruolo, però tra tutti, per ora, a parte te, che c'è qualcosa che mi puzza... E, mi sono sembrati tutti abbastanza safe in realtà. Che devo dire? Dai, questo, detto questo, poi fate voi. Io qualcosa, qualsiasi cosa dirò, lui dirà pure io. Quindi, un cappello. Questo è inconfutabile, bro. C'ho i capelli blu. Meno male. Cappello. Meno male che hai i capelli blu. E... non lo so. Ma ragazzi, cioè, nel senso, io sarei curioso di sapere. Cioè, io più che difendermi, cioè, ok, vorrei difendermi, ma quali sono le accuse? Cioè, non ho alibi. Io, allora, cioè, non ho momenti, ho solo alibi. Nessuno ha votato con la certezza. Ok, entra in questa concezione. Adesso abbiamo votato chi ha vibes. E tu sei stato votato da? Da te, okay, da lei. Maggi, Valerio. Maggi. Sì, è Davide, mi sa. No, io. No, lui mi ha votato. Ci ho avuto 4 voti. Te hai votato a me. Io ti ho votato a te. Tu mi hai votato a me. Ok. E comunque, l'unica cosa che mi ha fatto votare te questa partita è che di solito parli un botto. Non hai detto niente. Ragazzi, cioè, uno non può rimanere in. Cioè, questa è l'accusa. Ripeto. Fa acqua. Si va. Fa acqua questa accusa. L'accusa verso di me. Prego. L'accusa verso di te è uno tsunami, cioè, no, bro, vai, mi hai votato senza motivo, io ti voto. Ah, ok, quindi una cazzata. Ma infatti qua non ci dovremmo stare io e te, allora... però ci siamo, a sto punto esci. Hai detto che sei sacrificabile. Allora, sacrificati. Tu non lo sei? Ma io voglio giocare, prima mi allora so, prima io... mi sono fatto una divanata che a sto punto ma guardavo da dire? Casa. Like. Non ha senso! Non ha senso! Io ti ho votato perché sei stato più silenzioso del solito. Questo è, non c'è nient'altro. Siamo tutti andati un po' a vibes. Non penso che qualcuno c'ha la certezza. Questo è. Non è che c'è un motivo incredibile. Non hai fatto niente. Hai parlato di meno. Per me sei sembrato sospetto. Non ti scaldare. Sì. Io mi scaldo, hai capito? Vabbè, ragazzi. Vabbè, ma cos'era? Damiano. Par condicio, Livio. Vabbè, allora Damiano. Mi spiace tantissimo perché lui è finito qua soltanto. Ma per colpa dei Maggi, perché mi ha scammato la gag. Io dovevo dirla su qualcun altro, quindi andavi via con lui. Però Damiano. Scusa, ti rendi conto che io sono morto perché Maggi gli ha scammato la gag a Dave? Ma io che cazzo c'entravo? E poi sei riuscito a countergaggare. È morto ai primi turni. Ci lascia, ahimè, Damiano che tira le cuoia. E attenzione perché il giorno è finito. La notte è buia e tempestosa. Erchitano ha messo pure i fulmini, i tuoni. Chiudete tutti gli occhi. I lupetti si avvicinano, aprite gli occhi, odorano la preda. Chi vuole essere sbranato? Oh, i lupetti hanno deciso, chiudano pure gli occhi e li apra il cavaliere misterioso dalla grande spada e ci dica chi vuole difendere. Con il suo scudo possente, il cavaliere richiuda gli occhi. Abbiamo lo sparatore folle che ci dica se vuole puntare l'arma, sparare o fare un'altra volta ci lecca. Chiuda gli occhi anche lo sparatore, li apra il veggente, ci dica chi vuole vedere. Ci dica chi vuole vedere se è un lupo o no.
Benissimo, benissimo, l'indemoniato speciale si contorca, faccia qualcosa e chiuda gli occhi. E il mattino all'oro in bocca e qualcuno è morto. È giorno ovviamente perché il mattino all'oro in bocca. E qualcuno è morto, ed è morto il povero, la povera, il povero Gianluca. L'ho visto questa notte ed era buono. Avevo sospetti su lui. Guarda allora, caso. Ma sì, ma tanto... Cioè io guarda non caso. Allora, io non posso essere il veggente, perché non c'è né indemoniato né strega. Però fai qualcosa di utile, Davide. Volevo guardare te, veramente, perché sei quello più sospetto. Sono villico. Volevo guardare te. Perché sei molto sospetto, sei molto iracondo. Però ho detto, me lo tengo lì, vediamo come gioca. C'ho i trapani, Gianluca, sì. Quando ha detto, stanotte sarà difficile, ha fatto un sorrisino. Ho detto, vediamo. Ma io sai perché ho sorriso e t'ho guardato? Ah no, sono morto. Vabbè. Grazie Silvestrin, grazie. Quindi, poi lo dico a fine partita. Allora, io non voterei Simone adesso, lo guardo stanotte. Perdi un turno, sono un villico, te lo giuro. Te lo giuro. Ok. Oh. Ok. Vabbè. Hai paura di essere visto? Non sono un lupo, sono un villico. Non so come dirvelo. Cioè veramente. Quindi sono... se Marra ti vede non cambia niente. Perdiamo un turno. Io vabbè, però io credo a Simone. A me sembra sincero Simone. Grazie. Potrebbe essere mega scam perché tu ti sei dichiarato villico a tutti gli effetti. Loro vanno a colpo sicuro, ti ammazzano. Marra te guarda e guarda un altro morto. Capito. Cioè, rischio pure che mi ammazzano e Marra vedo un morto, certo. Molto male. Vabbè. Allora, facciamo mente locale, però. Mente locale. Allora, secondo me Damiano era l'indemoniato speciale. Così, a vibes. Potrebbe essere. La butto lì. Ed è buono essersi levati dal cazzo una votazione. Non lo so. Livio, te che ci dici? Io ti ho votato, quindi anche... Stavi un po' lì, tu non hai ruoli, vero? Ma in realtà, sì, non ho ruoli. La cosa è che, tendenzialmente, c'è poca informazione, perché tu hai puntato un morto... Il morto più parlante della storia di Lupus, certo. Due morti e un vivo. No, Giorgia. Questo è il terzo turno. Ho visto Giorgia e Gianluca. Questo non è il terzo turno. Sono state due notti, sono passate. La prima è morta Meliador. Quella... Ah, vabbè, la prima notte che non vale niente. Sto pensando. Allora, io ho dei sospettini su Valeria. Io ho dei sospettini su Simone e Valeria. Non lo so, magari perché mi Valeria ha detto no, secondo me è buono. No, non ho capito. Vabbè, il non me lo aspettavo. Ma qualsiasi io cosa adesso è sindacabile. Ci stavo pensando pure io. Una che bella era alleanza sta cosa. Io non ho mai dato addosso a Simone. Che motivo, che metro di misura dovrebbe essere questo? No, ma infatti non è questo il discorso. A me mi ha fatto più strano il discorso. Io fossi lupo non voterei Davide. Ma che c'entra Davide? Cioè, no, perché lui stava dicendo, si stava facendo il ragionamento a seconda del ruolo, che poi era quello che si faceva pure alla partita prima. Io effettivamente ho detto che ci sta, che magari non è scontato che i lupi ammazzano lui perché si è dichiarato il veggente, quindi gli ho appoggiato questo ragionamento. L'unica cosa che mi chiedo è perché Meredor da morto ha votato Simone, non essendo il veggente non ha informazioni. Me lo chiedo pure io, quindi perché forse, l'ho guardato, forse l'ho guardato negli occhi, l'unica interazione che ho avuto con lui, per quello. Non fare facce Meredor, non dirci sì o no, è una cosa che sto dicendo ai vivi, però vabbè, magari ha sensazione, quindi ci sta. Quindi non ha informazioni a prescindere. Quindi... No, perché non mi sono dichiarato nulla. Vabbè, no, però se è sembrato sospetto a me, magari è sembrato sospetto. Sì, appunto lui. Dico, perché comunque non ha informazioni, sospetto. Capito? Mm-hmm. Tra l'altro l'unico morto appunto Meredor che avrebbe voluto sbugiardarmi, non mi ha votato. No, infatti, per me sei safe. E ma secondo me hai fatto pure bene a rivelarti subito. Sì, perché rischiavo di morire easy. No, la prima notte passava, esatto, la seconda mamma. Esatto, nel tuo caso hai fatto bene. Poi ovviamente se fosse stato un tryharding, l'unico morto in quel turno era Meliador. Era l'unico possibile veggente, avrebbe tranquillamente votato Davide proprio subito. Quindi secondo me sia Davide sia Giorgia. No, aspetta, non ho capito. Nel senso, se fosse stato un tryharding di Davide che ha bleffato sul veggente, Meliador che era l'unico morto, era l'unico possibile veggente e l'avrebbe counterato. Successo con Alex, esatto.
Quindi Giorgia e Davide mega safe. Sì, Gianluca torna, è andato a prendere qualcosa. Aspetta, io volevo sentire l'ultima persona. Dobbiamo aspettare Gianluca. Esatto. Pure Dave, però. Dave mo ha detto una cosa. Però Maggi mi interessa. Che mi ha votato. Perché mi stai sul cazzo? Ma siamo tutti quanti villici qui, tranne Davide? Sì. Non tornano i conti. Vabbè, non ma bisogna dai. Dirlo perché c'è il cavaliere. Sei un genio. Non andiamo oltre, Maggi. Non andiamo oltre. Non devono beccare il cavaliere. No, ok. Anche chi ha un ruolo non lo devi dire, pure se è il giustiziere, eccetera. Lasciamo il dubbio. No, vabbè, però effettivamente il suo voto di questa cosa qua a fianco a me, che sembra un essere umano, e è una cosa, l'unica questo. Se mandiamo al ballottaggio uno con un ruolo, anche se il cavaliere ci sta a dirlo, io poi morirò di notte e voterò o se ho visto il lupo o uno dei tre rimanenti. Se esce il cavaliere muore prima lui, è un turno per se muore adesso le votazioni di... Ah no, non lo facciamo morire. No, e se arriva alle votazioni deve dire che è il cavaliere. Sì, lo dice, muore il cavaliere quella notte, io vedo un'altra persona e poi muoio la notte dopo, ma c'ho due info, quindi è buono. Certo. Vabbè, quindi l'unica info importante sarà la sua. Secondo me l'unica cosa da fare è mandare tre persone al ballottaggio. Perché se lui continua a votare teoricamente Simone... Che se fa? Se vogliamo metterci lui d'accordo... E che cambia? Ragazzi, ascoltatemi, se ci vogliamo mettere d'accordo dobbiamo fare in modo di mandare al ballottaggio Valeria, Maggi e Livio e Dave. Simone. Io sono un villico. E Simone. No, sei un villico. Io non sono d'accordo. Tre di questi. Vabbè, è uguale. Tanto siete tutti sospetti. Tre di questi cinque dovrebbero andare al ballottaggio. In modo che abbiamo probabilità che uno abbia un ruolo positivo. Se lo spoilera. Sì, però ce lo giochiamo di notte. Questo vuol dire una cosa. Però aspetta, se il giustiziere è ancora meglio. Perché poi i lupi devono scegliere. Ma infatti, il giustiziere. No, non lo deve dire adesso. Perché? Può sparare al turno dopo. No, perché... Perché no? Perché secondo muore me invece poi. Sì. Muore ma spara. Allora facciamo così, aspetta. Muore ma muore spara. Ma spara, effettivamente. Secondo me sbagliato. Invece secondo ha senso. Al momento ora non c'ha neanche info per chi spara. Ma leviamo un ruolo. Cioè, nel senso, una persona allora, in più che i lupi possono ammazzare. Effettivamente una è un ruolo in più allora, sacrificabile che adesso diventa allora, utile. Se... Ma elimini anche una possibilità per il cavaliere. Cioè, esatto. I lupi stanno cercando il cavaliere. Meno info diamo, meglio è. Sì, ho capito, è una percentuale molto bassa comunque. No, in realtà. Secondo me invece estremi, no. Cioè ballottaggio. Ballottaggio sì. Ok, adesso così no. Per questo vi sto dicendo, mandiamo più persone per possibili. Per come si sta comportando Livio, a me mi dà proprio vibe da buono 100%. Quindi io, sapendo che sono villico, i miei sospetti sono su Dave, Maggi, Valeria. Mandiamolo tre. La mia visione è questa. E se ammazziamo uno di loro tre e giustiziere spara sempre uno di loro tre, vinciamo. Probabilmente. Se no al turno dopo. Io ho paura di una cosa. Io ho paura di giustiziere comunque uccidi uno dei cinque rimanenti. E forza. Io ho paura di una spara cosa. Spara colpo. Cioè lo deve sparare. Lo deve sparare. Vabbè. Oddio, non, per forza, non per forza. No, aspetta. Però io c'ho una paura. Io c'ho una paura. Devo uscire adesso giustiziere. Così ci togliamo uno. Esatto. Ne rimangono esatto. Quattro. Io quello che sì, sto ma dicendo. Ma è uguale perché se il giustiziere non sa chi è il cavaliere lo ammazza per sbaglio. È un problema. Allora. Buona. Buono, buono, buono. N'se sa, buono, n'se sa, nella mia ottica, ovviamente. Se uno di loro tre, che non sia Livio, che non è nulla, si rivela giustiziere e nessuno lo sbugiarda, sì. Diventano magari Maggi Valeria. Cosa succede? Che però i lupi che sanno chi sono, ovviamente, se sono due ammazzano il cavaliere. Abbiamo tutti i turni per vincere tranquillamente. Comunque secondo me è morto, quindi io andrei avanti. No, sì, infatti la mia altra paura era quella che andando al ballottaggio... Uno dice, sono giustiziere, magari giustiziere è uno di quelli esclusi e non può contestarlo. Ok, tanto dirà di notte ammazzo X, se quella persona, cioè non muoiono, se non muoiono due persone quella notte, lo votiamo. Dai, è l'unica, raga. Sì, ci può dai. Stare. Votiamo. Ci può stare, ci può stare. Prendiamo più persone possibili al ballottaggio, esclusi me e Giorgio. Solo che... Può uscire. Non voglio andare al ballottaggio. Il cavaliere non cazzo può uscire senso. Pure. Va bene. Cazzo vuol dire? Dai, seguo questa direttiva. Ma voi non volete aggiungere altro? No, ha senso la strategia. Cioè, se mi trastate, aumentiamo le probabilità di tantissimo. Sono buono.
Che cazzo? Ma questo non potrebbe so, dirlo convincente, per me è convincente Livio. Può essere pure convincente, ma piace per culo, eh. Non ve sto più a per culo. Stiamo ancora a giocare, non è notte. Questo posso è quello parlare. Che direbbe un luvo per cercare di sviare. Assolutamente sì. Però voglio vincere. Cioè, voglio, ecco, voglio trovare la soluzione. Anche il lupo vuole vincere. Dai. Ok, vediamo. Dexter, ci dica da chi partire. Io voto Valeria. Dave. Valeria. Dave. Valeria, no, Dave. Simone. 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 3, 3, 2. E Valeria. Valeria. Siamo io, Simone e Valeria. Sì. Puoi votare comunque. Valeria. Tutti pari. Famo sta cosa. Se può aiutare il villaggio e i concittadini. Io ridico la stessa cosa di prima. Tanto ormai, ripeto, suscito puzza, quindi mi sono adattata a questo, questa sorta di limbo, di quest'onta che mi trascino dietro, quindi fate quello che dovete, quello che ritenete giusto e bella. Ma io sono il sospettato numero uno, quindi allora a questo punto io dico di avere un ruolo, conviene che lo dica adesso, anche perché è l'ultima occasione per dirlo. E niente, per adesso è così. Poi se mi chiedete, se mi fate pressione, vediamo se è necessario. No comment. Ok, lupo. Aspetta, ma tu sei villico? Villico semplice, non è nessun ruolo. Ok. Dave. Simone. È morto. Simone. Io voto Valeria. Vabbè. Morto Simone. Lascia, lascia il povero Simone. E morto, è anche sparito. Notte. Tutti chiudono gli occhi. E ci sono i lupi. Che aprono. Io, vabbè, così comunque cioè, è la notte, i lupi aprono gli occhi e ci dicano chi vogliono, chi vogliono sbranare, uccidere, trucidare. Ci dite lupi, 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 lupi. Ok, chiudete gli occhi, lupi. Che il cavaliere, con la sua ancora più grande spada, insomma soprattutto il suo scudo, ci indichi chi vuole difendere questa notte. Ce lo indichi, ce lo indichi, ce lo indichi. Ok, ci abbiamo lo sparatore folle. Vediamo se anche questa volta farà cilecca o no, sparerà la sua carta vincente. Non lo sappiamo, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Il veggente apre gli occhi, ci indica il ruolo, insomma, se vuole sapere chi è, se è un lupo o no.
ce lo indichi, ce lo indichi e ce lo dica. E soprattutto, proprio lui, l'indemonato speciale. Indemonato, sì, così. Si contorca, faccia qualcosa. Ok. Si riaprono tutti gli occhi, è giorno. È morto Maggi? Ma non è il solo! È morto anche Giorgia. Io ho visto Maggi che era buono. Comunque lei ha una sfiga tremenda. Vabbè, per me Dave è il lupo palese, perché si è dichiarato con un ruolo e i lupi non l'hanno ammazzato. E era probabile fosse il cavaliere. Nessuno l'ha ammazzato, nessuno ha tentato di ammazzarlo. Per me è siamo palesemente Dave. No, noi 5. No, no, tu sei morto. Quindi io ho visto Maggi che era buono. Però scusa, sei stato un po' inutile. Comunque sei stato veramente. Vabbè, magari l'ha ucciso il giustiziere, però. No, sì. Sei tu? Ho sbagliato. Ha ucciso Maggi? Sono andato intuito, scusate. Ok. No, lo so, quello è il problema. Ok. Vabbè, potrebbe essere pure Valerio. Io infatti sì, io sono sì, più dell'idea. No, ma poi sì, è probabilissimo che sia io, perché effettivamente prima c'era stato il dibattito con Giorgia, quindi ora ci calza a pennello che sia stata tirata in mezzo in questo modo, perché... Sì, sì, sì. C'era la scusa pronta, perfetta, proprio a tavolino. Quindi. Io... C'è solo una cosa. Il voto di Giorgia da morte. Se Giorgia vota Dave, vuol dire che Dave sta dicendo una galla. Perché se ti vota vuol dire che è lei. Al di là di questo, che chiaramente... Perché mi puzza un sacco che non sia morto. Sì. Se può essere il cavaliere, lo ammazzi. Ti dico una cosa. Allora, io ho sparato, preso dalla fretta, perché ero convinto che sarei morto. Visto che non ero andato, non sono stato votato al ballottaggio. Quindi sono andato a vibe, a sensazione, ho tirato. Quindi... Sai cos'è? Mi ha pure puzzato il fatto che tu hai detto ho un ruolo e non hai detto quale. Cioè, perché non lo dovevi dire lì? Cioè, nel senso, non ho trovato... Perché a quel punto stai dicendo io sono il cavaliere. Cioè, non ha... Discorso è, allora, io non sapevo se era intelligente in quel caso fingermi cavaliere oppure dichiararmi come arciere, come sparatore. Perché ho detto, se la gente pensa che sia io il cavaliere, comunque ho dato un turno in più al cavaliere. Però a questo punto, chi è il cavaliere? Allora, secondo me il cavaliere a sto punto... Allora, il punto è questo. Io morirò stanotte. Quindi ovviamente voterò. Allora, adesso io ucciderei Valeria, guardo Dave e se lo voto. Io se no, voto Livio. Io vorrei vedere che cosa votano Giorgio e Maggi. Sì, però dipende dal giro. Quindi l'idea è, facciamo fuori uno tra Dave e Valeria, perché tu comunque puoi essere ancora cattivo, però... A sensazione, direi, votiamo Valeria, a meno che lui non stia fingendo il... Effettivamente il è la cosa più logica da fare, quindi io te l'appoggio. Vedete voi. Secondo me, in realtà, Valeria è safe per me. E allora, votiamo Dave e guardo Valeria o guardo tanto te. Se... A me fatemi capire quello che dovevamo fare, io mi adatto, guarda. Se posso dire una cosa, mi spiace, ma allora, potresti fare l'ennesima stronzata nel giro di due partite. Però se lei non si oppone per niente, non ha nessuna strategia difensiva, io sono convinto del mio ruolo, a sto punto che cazzo ne so, tu? Insospettabile? Potrebbe. Perché lei proprio non si è opposta per niente. Io so di essere il giustiziere, quindi non lo so, mi sei sospetto te in questa cosa. Vabbè, anch'io sono sicuro di essere un villico, nel senso, no, ognuno è sicuro del ruolo che ha. Abbiamo detto votiamo Valeria, ha detto è la cosa più sensata da fare. Cioè avrebbe combattuto un minimo di più. No, ma io sono sicuro. Io in realtà lei è safe, secondo me. Allora, ragazzi. Cioè, ragazzi, io voglio soltanto aspettare che cosa votano allora, loro due. Facciamo così. Io spero soltanto.
quanti siamo? 1, 2, 3, 4. Quindi un lupo c'è. Chi siamo rimasti? Dave, te, io. Ok, c'è solo un lupo. Allora facciamo così, votiamo Dave, tanto abbiamo i sospetti, li avremo costantemente. Io stanotte guarderò te. Guardami. Morirò stanotte. Ok. E ovviamente voterò te se sei il lupo, altrimenti voto Valeria. Se, se, no, 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 se, se non becchiamo il lupo adesso abbiamo perso. Vabbè sì. Però io ultimamente non ci sto azzeccando. Però secondo me è Dave. Però magari mi sbaglio, io non lo so. Io voglio vedere che votano loro. Vabbè, due. Andiamo, okay, votiamo. Citato, sì, è vero, comunque siamo in quattro, quindi il cazzo. Quindi iniziamo. Non becchiamo il lupo muoio. Perdiamo. Sì. Mi piaceva. A sto punto Livio. Vabbè, Dave. Livio. Valeria. Livio. Valeria. Livio. Valeria. Valeria. Livio. No, è ballottaggio. Ah, ballottaggio, sì. Poi scegliete voi. Ok. Quindi Dave è confermato. Perché nessuno dei due ha votato Dave. Sei te. Ammazzatemi. Secondo me sei te. Va bene, ammazzatemi. Potete votarmi? Perdete. Una carta disperata almeno. Nel senso, è troppo regalata. Non puoi, cioè, parlare, Dave, non puoi parlare. Ballottaggio. Non mi sforzo più neanche a dire niente perché... No, no. È il gioco, è così. È giusto, ma sta funzionando. È la cosa logica. Io, so di essere un villico, non posso dire più di questo. Semplicemente, ragazzi, state buttando una partita se votate me. E poi per il resto, per me, Dave a questo punto è confermato perché loro due non hanno votato. L'unica sei te, perché oppure non lo so, cioè non può non aver fatto, cioè è per forza lui. Quindi sei brava. Siamo in due sulla stessa barca. No, non è vero. Te sei hai giocato bene. No, io non ho non hai ho giocato dubbio, bene. Guarda, non hai giocato ho... bene. Quindi io solo. Siamo io e Dave. Tu sei sul Livio, però. E io sono più sul Livio, perché lei avrebbe almeno provato a giocare una carta disperata. Però anche questa non lo so. È una carta, volendo, capito? Sì, sì, no, ci sta. Tutto al contrario di tutto. Non lo so, casino, lui mi è sembrato leggermente più sospetto, perché si è molto acceso in quest'ultima parte. Lei però, d'altronde, si è tirata indietro totalmente. Sì, sono due strategie opposte, valide entrambe. Sì, tu in teoria sei confermato, perché nessun morto ti ha votato, quindi non c'è un giustiziere fuori. Probabilmente ho fatto fuori il cavaliere, incredibilmente. Yes, era magico, probabilmente. Questo ottimo. È il mio sospetto. Vabbè, Magic okay. Più che altro siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo beccarlo, quindi è tirare una monetina. Il problema di Livio è che ho il bias che lui sia sempre buono. Posso dire un'ultima cosa? In realtà no, però ok. In realtà no. Vabbè, fine del ballottaggio. Se vuoi finire il ballottaggio. Un'ultima cosa. Dice anche lei, e certo. Tu chi hai votato? Tu hai votato me. Lei ha votato me. Niente, dico solo questo. Ah, vabbè, Valeria, rispondi pure tu. Che devo rispondere? Finisci pure tu il ballottaggio. Vabbè, io l'ho detto. Io ho detto... cioè... Siamo, potrebbe essere tutto e niente e tutto uguale all'altro in questo momento, quindi fate le vostre valutazioni, io non è che ho grandissime cose da poter dire, cioè è sempre la stessa cantilena, poi ci sta di ritrovarsi in mezzo a... Alzate le mani chi ha votato Livio. No, aspetta, questa ha votato lui. Casino. Chi ha votato Valeria?
Pure Livio, no? No, io 4. No, prima del ballottaggio, dicevo. Io pure l'ho votata, quindi sono 4, giusto. Sì. Io ti dico una cosa, cioè, io sarei per Livio, ma... Cioè, nel senso, se poi abbiamo perso, lei è stata fenomenale. Cioè, nel senso... Perché semplicemente t'ho visto troppo in partita nell'ultima parte. E come allora, se dovesse... No, no, finita. Però c'è sta nel senso molto attivo e questa è la cosa che mi ha fatto virà. Non lo so. Ma ci stai a buggerà, vale? Vabbè, No, tanto qualsiasi Madonna. Cosa viene detto è preso con le pinze. Ragazzi, dobbiamo tirare una moneta, Dave. Andiamo su Valeria? Allora, mi puoi rialzare le mani chi ha votato Valeria? De nuovo chi ha votato Livio? Allora, c'è da dire una cosa, che Meliador è morto di notte, Gianluca è morto di notte, Simone è morto, ma era buono anche perché è andato al bagno, quindi è meta, non era no, lupo, perché sennò avrebbe aiutato l'altro lupo. Quindi votiamo Valeria, perché nei voti di Livio c'è un lupo. Valeria. Dai, Valeria. Morirò così. Votiamo Valeria. Dai, dai, Valeria. La notte! Ma come la notte? Aspetta, ah, scusa. La notte, cara! Chiudete tutti... La notte cala! Chiudete tutti gli occhi! C'è il mattino perché hanno vinto i medici! Chi era? Era Valeria? Era Valeria e il lupo! Valeria, Damiano, vero? E Damiano, sì. Valese, Damiano, porco due, Valese. Riepiloghiamo. Anzi, porco due. Riepiloghiamo. Riepiloghiamo. Come ti sei difeso, zì? I lupi. I lupi erano Valeria e Damiano. Il cavaliere era Gianluca. Il veggente, ovviamente, era Mr. Marra. Lo sparatore folle era Dave, diceva la verità. E l'indemoniato pazzo chi era, secondo voi? Non lo so. Era Livio! Che guarda ha giocato! Perché era speciale! All'ultimo... No, perché all'ultimo turno... All'ultimo turno certo, io sapevo... Vivi. Io sapevo che non potevo più diventare lupo, quindi mi sono proprio... Wow! Allora, semplicemente... Ecco perché sei riemerso a quel punto. Ci sta, ci sta. Io pensavo che Simone fosse l'indemoniato speciale. Pure io a un certo punto. Io per quello continuavo però, a votarlo. Però quando ho visto che è stato appena incazzato, ucciso, incazzato no. È stata troppo autentica, quindi era effettivamente buono. Quindi dico normale tu. Secondo me. Aspetta, chi era il cavaliere? Dicevo la verità. Riga. Lui era il cavaliere. Chi ha difeso tu? Date il microfono a Gianluca. Il primo anche turno, il primo turno finché non sono morto sempre a te. Poi il secondo vabbè hai detto okay. Ma sai perché ho sorriso? Perché tu m'hai guardato subito e l'ho pensato, porca madonna, ho perso un turno. Livio, perché mo me guarda a me. Livio, posso dirti una cosa? Ho sorriso, ho detto, fatta la cazzata. Perché non hai detto però... di essere indemoniato speciale? Amo vinto. Lo devi dire. Ah, devi dichiarare il ruolo. Certo, porco Dio. Lo sai perché? Scusa, perché sono entrato talmente nel bilico. Vabbè, però era finita. Guardate che perché realtà... lui era confermato. No, in realtà... Però non è detto che mi avreste creduto. Potevi anche bleffare, sì. No, sì, carità. Però in realtà guarda che tu potevi... Cioè, tu in questa posizione eri fortissimo perché potevi vincere anche... Tu potevi vincere da lupo. Perché se è vero. Se votate infatti, che so Dave... Sai cosa avrei fatto al suo notte, posto? Sai cosa avrei fatto io? Ancora uccidere. Io avrei fatto... Sono il cavaliere. Sì. Sì. Ma anche l'indemoniato speciale. Gli dici, regali, se è un indemoniato speciale, così anche. Se anche. Vai di notte il lupo t'ammazza. Scommettitori, sì, mi scuso pesantemente, ma... No, però... Cioè, nel senso, era stato in realtà, ingannato. Io per un attimo... Cioè, perché lei è molto brava, anche Valeria è molto brava, guardate. Però semplicemente alla fine nessun morto ti aveva votato, ok? Quindi non c'era il giustiziere, quindi eri per forza tu. Io poi, quando ho richiesto le mani, qualcuno tra i lupi aveva votato Livio. Quindi per forza la Valeria. No, cioè, io mi scusavo più che altro per lo sparo, perché io, essendomi salvato là nella votazione, ero convinto che essendo passato da buono venivo ammazzato e quindi ho provato a proprio abuso di culo. Io ho rischiato, sei lui il cavaliere. Io per un attimo stavo a gongolà quando lui ha detto guarda te perché adesso ce la può fare, allora io dentro di me tutto e comunque io tutta la partita ho dovuto giocare da rivelato perché considerando il meta sì, la poker face poi Marra ha preso in mano la situazione, ho detto cazzo affanculo ho perso sto giro. Non ho visto mai Valerio.
Ho visto. Ma te l'hai detto veramente male, da, perché hai visto ha sempre male chi morì. Due morti ho beccato. Sempre chi morì. Ho visto Giorgia, Gianluca e Maggi. Io ero sicura che bella sfiga. Io tutte e tre le volte. Io ero sicura che tu mi avresti guardato. Io ero sicura. Invece ho detto, vabbè, forse c'ho qualche chance, va. Sì. Insomma, pure Maggi era sul tuo stesso livello. Eravate sospetti entrambi. Anche perché Maggi all'inizio mi ha attaccato. È stato l'unico che ha messo in dubbio il mio ruolo da veggente. Quindi ho detto, boh. Però a me dall'inizio mi puzzava Valeria, te l'avevo detto. A Valeria in generale è così. Ma pure prima, però era buona. Era buona prima. Io ormai sai, sai perché all'ultimo ho votato Livio? Perché mi ha dato fastidio che Livio ha detto, è sicuro Dave al 100%. Ho detto, ma che cazzo dici? Mi sembra una giocata così aggressiva. Esatto, sì, a Livio l'ho sempre fatto, così. No, l'ho fatto perché non è morto. Non ha avuto senso che non sia morto. Cioè, i lupi... Non so, non ho capito perché non avete invece ucciso io, no aspetta, io ho deciso di e quale motivo? Io poteva essere stato lupo, no, io fossi stato lupo, avrei ucciso Giorgia, sai perché? Perché Giorgia è confermata inizio partita, se lei è l'indemoniato speciale e io la trasformo, vinci sicuro la partita. Infatti, perché lei passa sotto traccia e vince da sola. Esatto. Ma poi ho quindi pensato anche al fatto Giorgia, che tu davi per certo, io ho fatto, lei non voleva uccidere Giorgia, io l'ho fatta uccidere. Il problema perché... è che però quella notte non muore nessuno, quindi puoi dire il cavaliere perché sono disperati, devono ammazzare il veggente l'ultima notte. Capito? Sì, poteva essere, sì. Magari t'avano provato a uccidere a te, no, allora no, ho sta, detto, ah, disperata. Pensa se facciate la giocata a caso su Livio e vi ritrovate, porco due, il colpo della domenica. Io in realtà più che all'indemoniato speciale che poteva essere Giorgia, avevo pensato proprio al fatto che non uccidendo te avrei buttato tutto in caciara. Il problema è che poi non ti ho votato Livio, quindi ho smezzato la cosa, capito? Se dopo ti avessi anche votato, la gente diceva, ah, però vedi, E invece lì ho sbagliato. Ragazzi, però... fatene un'altra, dipende da voi. Se a 200 sub non ci possiamo arrivare mai, impossibile. Quindi ci vediamo domani alle 15. Allora, grazie a tutti. Let's go. Come al solito, meravigliosi, top format. Ci vediamo domani alle ore 15. Bella, una top live incredibile. Siateci, poi venerdì doppio appuntamento, tornerà Meliador e anche Giorgio, torneranno, ci sarà anche Pele, ci sarà anche Paolo Cannone e venerdì alle 15 Team Pesantes Russia-Ucraina, sabato Mario Sturniolo in studio e Reddit. Ciao belli, grazie a tutti, ciao pure a Marco che non si è visto, ciao a Marco. Che squali! Registrando, aspetta, due cazzo di nascosti, tutti al bagno.